Prossime trasmissioni di parlare, come già è successo una volta a Ravona, di questi fatti incredibili che sembrano veramente non avere fine. Riccardo, ricordiamo anche quelle sei ragazze studentesse. Le sei ragazze italiane purtroppo qui morte per un incidente, per una tragedia che è successa, qui invece è proprio una strage voluta da persone che veramente non meritano di stare tra noi. Chiusa questa parentesi doverosa, parleremo molto di calcio ovviamente questa sera, perché il campionato italiano è sempre più avvincente, qualcuno si è lamentato degli arbitraggi, il Torino, vero Tiba? Sì, sono caldissimo questa sera. Quindi, e di fianco il Nuovientino, apposta è vicino, perché così controlla il portafoglio ogni 5 minuti. Non ce l'ho già più il portafoglio. E allora ha già fatto il colpo, però... Scusate, ma chi fa Rizzoli? Rizzoli, no. Adesso lo troviamo. Rizzoli si è lamentato e non ha detto nulla, però qualcuno lo accusa di avere subito una testata. Infatti, come diceva prima il Sergio, Rizzoli Corriere della Sera. È la testata in chiesa. Testata giornalistica, esatto. La testata del giornale, sì, vero. Che con questa ci facciamo il pomeriggio di Pasqua, perché... Tutto, Pasquetta anche. Esatto, la sorpresa pasquale. Dovremmo presentare... Tu sei invece quello prima della selezione del sepolcro. Dovremmo, gentilmente, ricordare gli ospiti. Mi vuoi dare una mano? Certo. Oh, benissimo, stasera iniziamo così. Allora, Lazio Club Napoli, il tranviere del deposito Giambellino della PM, con Filippo Infusini e poi, lo vedete elegante come i calciatori, con la loro divisa ufficiale, il figlio Cristian. Tanto c'è con Cristian una storia bella da raccontare. Grazie al calcio, grazie allo sport hai vinto una grande battaglia, ne parleremo dopo, fra un'ora circa, nella nostra trasmissione. Poi ci sono gli amici del Milan Club Lissone. Bravi, con il Lambrugli. Ciao ragazzi, sono veramente contento che Colomba va a allenare. Sì, ma tu dovresti aiutarmi a presentare, non a fare le tue cose. No, ma perché ci siamo abbastanza. Ci siamo allora, e poi Piero Pelù, il nostro Piero grande. Pelù, la Juventus, ecco qua. Malgrado tutto, reduce da Monaco, no? Mi sembra da Monaco sei tornato. Anche da Torino. 4 giorni, no? A tornare. Li abbiamo portati a Torino. Sì, poi a Torino avete vinto col Toro, il derby, però insomma sì. Ci sarebbe da dire. Andiamo con i nostri ospiti, Manuel Del Conte. Buonasera a tutti, benvenuti, ciao a tutti. Ciao Manuel. Sì. Poi abbiamo un grande comico, una persona incredibile, veramente. Arriva dopo. Signori e signori, Sergio Sironi. Ciao Sergio, momentaneamente qua, ma dopo mi sposterò. Tu puoi stare. Perché è in arrivo Filippo Bernazza, che c'ha il fuso orario di Carate Brianza, arriverà quando arriverà. Ma devo portare anche la nostra collaboratrice. Secondo me televisiva. Il fatto che manchino tutte e due è preoccupante. Allora. Quanti autogrill? Da Carate a Brianza ce ne sono abbiamo due. Abbiamo un grande personaggio che è alla mia sinistra, ai tempi era un'ugola d'oro, che è veramente deliziato. Si parla del secolo scorso, ma molto secolo e molto scorso. Era arcaica. Signore e signori, ecco a voi. Accoglietelo con un grosso applauso. Sì. Chi? Di nome però, Amo Sancellotti. Della Juventus. Io ti ringrazio. È stato un parto. Io ti ringrazio perché siamo in primavera. Sì. E sarebbe la primavera bianconera. Questa scusa, veramente l'ultimo abbiamo, scusami, no, questo è. Sì, e qui un tocco di classe. Come l'avvocato metteva l'orologio sul polsino, lui mette la giacca sul maglione, la cravatta sul maglione. Poliedrico. Sì. Perché? Anche un po' polivendolo, diciamo. Anche fruttivendolo.
umano, molto umano. Sì, ma questo per presentare che cos'è? Un poema. Signore e signori, ecco a voi DJ Tiba. Buonasera a tutti, benvenuti. Adesso voglio sentire. Vi ricordo che potete interagire insieme a noi durante questa serata caldissima, quindi amici del Toro, scrivetevi che vi do voce tramite SMS WhatsApp 392-9585-364. Okay, tu gli dai voce, allora, io gliela tolgo. Scusatemi che adesso è il clou della presentazione. Volutamente l'ho lasciato per ultimo. No, ci ti dobbiamo presentare, poi devi spendere due parole anche su di te. Anche perché sembra che abbia fatto le primarie e abbia ottenuto dei risultati eclatanti in quel di Brescia, le province e di Torre. Sì, sì. Signore e signori, abbiamo qui un politologo. Ecco a voi. Dillo. Roberto Del Conte. Adesso vorrei che tu chiudessi presentandoti. Cosa diresti? Allora, io cosa di direi? Te. Allora, molte cose da dire, anche signori, i medici ne parlerebbero per ore. Signori, grazie dell'applauso che non mi avete fatto, ma che comunque conservate nei vostri cuori. Grazie. Questo è scemo. Nel mio modesto ruolo di presentatore. Sì, dica il suo nome e cognome. È un piacere di presentarmi. Generalità. Massimo Buscelli. Oh. Oh. Massimo, per la precisione, Massimo Alfredo Giuseppe Maria. Scusate, per la precisione, Massimo Alfredo Giuseppe Maria. Ma che bella sciarpa che hai! È una bella sciarpa questa qui! Un attimo, perché stiamo entrando nel vivo. Allora. No, vorrei dire una cosa. Ecco. Se voi ricordate, l'altra volta quel signore lì aveva detto quella proprio lì voleva sì, Juve di là vince, di là no no quello sì. se la Juve vince io porto lo champagne. Allora la Juve, ma è vero, l'aveva detto. No, la Juve non ha vinto, no. Ma da come ha fatto la presentazione questo signore, lo champagne lo deve aver portato, perché mi sa che la promessa è la berremo all'ultima puntata. Però se tu sei d'accordo, io Roberto, non smentisco. Io farei adesso. Allora ci abbiamo pensato noi. Abbiamo il nostro amo, ci abbiamo pensato noi. Non è arrivato lo champagne. Non ha portato lo champagne perché ha perso. Direttamente dalla Germania, signore, quattro birre. Quattro! Quattro! Allora, ma che bella idea, ne? No, hanno dei nomi, la birra Müller, la birra Vidal, buona! Poi chi ha segnato lì, con la Bolgia, e gli altri due. Roberto, devo farti un punzecchiare. Sì. Questa birra è sotto accusa, quindi te la bevi. Guarda, sotto accusa c'è il termine di Torino. Esatto, aspettiamo a parlare di accuse, aspettiamo. Siamo stufi! Basta! No, poi mi sono dimenticato il cardine, dopo mezz'ora, è coeditore, è tutto. Sì, certo. Signore e signori, ecco a voi. Voi. Riccardo S. Bravo Riccardo, torniamo noi. Siamo dei 7 minuti di presentazione. Esatto, quante ne abbiamo fatte? Dagli scantinati. Pubblicità. Sono le 9:30, Riccardo. Riccardo? 9:30. Sono le 9:15. Accetto questo. Te le devi a casa con calma. Io poi, le bevo volentieri. Però entriamo nel vivo della discussione. Allora, Juve sotto accusa. Perché qui purtroppo il derby. Non parliamo molto della partita di Monaco, tu avevi detto addirittura forse passiamo il turno, l'altro dice forse sì, forse no. Però concentriamoci sul campionato. Bravissimo. Scusa. Però non mi piace. Io ti faccio solo vedere una cosa. Scusa, mi fai un attimo Bonucci. Guarda, fai un attimo. Posso fare l'arbitro io? Fai un attimo Rizzoli. Ecco, lui fa l'arbitro. Io faccio l'arbitro. Lui è Rizzoli, Corriere della Sera. Aspettate, l'arbitro. Guarda un attimo. Fa così, si gira poi. Guarda cosa fa Bonucci. Secondo te, se lo sta limonando con la fronte, no, sta facendo le fusa, sta facendo le fusa. Matteo, inquadrali proprio da vicino, entra lì con la telecamera, Marco, Zac. Cioè, ma mi basta! Si è addormentato sulla spalla degli altri. Svegliamo, io sono Rizzoli, lui mi sta dicendo... Ho parcheggiato in doppia fila, mi hai detto questo, vero? Sì. E quindi Bonucci, lui ha detto, perché l'arbitro ha detto, Rizzoli ha detto, non mi ha detto nulla. Però, se lì si è addormentato sulla spalla. Ascolta, Ricky. Le abbiamo viste tutte, secondo me, dopo questo. Tenta di difendere la Juventus, Amo Sancho. Ricordiamo, scusate, che Rizzoli è il miglior arbitro italiano. Ha diretto la finale dei mondiali. Esatto. Questo era da espulsione, perché l'arbitro non va toccato nemmeno con un dito. Ascolta. Dice il regolamento che del gol... Non devi neanche avvicinare. Neanche avvicinare. Neanche a distanza. Comunque io qui ne ho tante di quelle occasioni lì, poi le vedremo. Dopo le vedremo, Dopo le vedremo. Riguardo a questo episodio, doveva essere dai Totti, dal portiere dell'Inter, ma lascia stare.
doveva essere questa partita dopo puntare ascoltare allora puntare accettare volentieri puntare, allora è un vesco puntare accetto puntare, volentieri questa sfida. Guarda che le birre le regalate a lui, non le devi bere tu. No, questa sfida, ma Juve sotto accusa non mi piace. Dovresti dire Juventus vincente. C'è tutta l'Italia che insorge contro la Juve, accusa. Napoli, poi ne parliamo con i tifosi del Napoli. Arbitri sotto accusa, perché la Juve non ha bisogno di questi favori. Ma però ce li ha sempre. Però ce li ha. Però ce li ha. È ancora peggio. Non sarebbe andata così, Amo. Allora, io vorrei analizzare con Amo sulla prima la parte lesa, poi tutti gli altri. Allora, indubbiamente la Juve è più forte e su questo non ci piove, è più forte. Io l'avevo già detto che per il Toro sarebbe andata molto male, perché comunque la Juve usciva fuori da una sconfitta importante in Champions League e quant'altro. Però è ora di smetterla di falsare le partite in questo modo qua. Ma non li falsa la Juve. Poi parli tu. La Juve non però, Juve. Però dell'arbitro di Monaco avete detto che l'arbitro noi ha falsato la partita. Noi siamo su 2-1 per la Juventus, ok? Bonucci, qualsiasi altra, se giocava in qualsiasi altra squadra, veniva mandato fuori. Subito dopo gol regolare del Torino Maxi Lopez si andava sul 2-2 con tutto il secondo tempo con la Juve in 10. Ora, se mi volete dire abbiamo vinto 4-1, finiva 4-2, non è così, perché non c'era scritto da nessuna parte che poi la Juve poteva andare a vincere, sarebbe cambiata la partita. C'era anche l'espulsione, ma non c'era controprova, che c'era domanda, perché ogni volta non c'era controprova, devono esserci sempre queste cose qua. Perché un giocatore del Torino a centrocampo inizia la partita. Scusate, ma intanto diamo il benvenuto a Filippo Vernazza. Buonasera a tutti. Scusa, leccato da una mucca. Hai trovato traffico alle Cinque Terre? Io vorrei trovare nel rientro da Rozzano. Scusate, io ne approfitto con Amos. Allora, chiudo velocemente. Io vorrei trovare uno juventino serio che ammetta le cose. Perché io ho addirittura letto su Facebook, sui social, su gruppi e pagine di persone autorevoli, qualche commento juventino che ha detto: se c'è qualcuno che esce danneggiato da questa partita, siamo noi e non il Toro. Cioè, qui abbiamo toccato veramente il fondo del danno. No, a livello di arbitraggio. Scusa, arbitraggio. Diamo il benvenuto anche a Irina. Buonasera Irina. Però arriva prima. Non sei presa, già detto che arriva Irina. Mi vedono biondo, occhi azzurri, Irina. Vabbè, no? Ti puoi alzare. No. Vediamo la prova. Presentati. Sei bellissima. Attenzione che ti chiede la multa. Scusate, ma sono un po' instabile. Non ho bevuto niente. È sempre bello. Comunque Scilla. Un applauso a Scilla. Scilla Gabe. No, vorrei sentire allora, non andare fuori. Scilla, ma il cognome non lo dico. Rispondi a quello che ti ho detto io. Rispondi a quello che ti ho detto io. Il cognome non lo dico. Cioè, sinceramente, tu da juventino, lascia bene che dici mi sento danneggiato perché la Juve è stata, come hai parlato tu, sporcata la propria vittoria, ok? Ha danneggiato noi. Perfetto, mi sai però spiegare perché... Perché deve sempre trovarsi in mezzo la Juve queste cose qua? In un modo era, come Massimo può confermare, quando la Juve era messa malissimo, ottobre, l'Inter era avanti, ha iniziato il filotto positivo con aiuti arbitrali. Adesso cominciano a mettere in dubbio a Bologna. Prima ti leggo un po' di accuse, poi ti ripeto. No, ma non rispondo a questa accusa, non rispondo. Assolutamente no, dopo il 18. Le 20 dobbiamo parlare tutto, i tifosi del Napoli, della Juve, del Milan. Mi rifiuto di rispondere. Amo, basta. Ti faccio una domanda: è innegabile che la Juve è più forte del Torino? Punto. È innegabile che quello che è successo, se fosse capitato a voi, vi sareste incazzati. Perché a Monaco è successo perché e avete messo in piedi un cinema. Avete scritto su tutti i giornali. Ma è finita in una giornata, una settimana. Gelate, allora, ascolta un attimo.
Massimo, sto, Massimo, no, scusa, no, ti sto facendo staccare il dolore. Basta. Allora, è innegabile che la partita sul 2-1 cambiava. Gli hanno negato un gol fatto. Non c'è la riprova. Ma perché non era gol? Non era gol. Era o non era gol quello? Rispondimi! Ma io ti ho detto. Allora, era gol e basta, cazzo! Uno. Ma che cosa? Non c'è la controprova. Siete dei ladri e basta, e tu sei uno di quelli che difendi queste cose. Bisogna, non devono essere. Bisogna parlare anche delle dichiarazioni di Marotta, cazzo. Massimo, a fine partita. Perché io vorrei che lui spiegasse anche questo. Voglio fargliela io la domanda. Adesso vorrei sapere da te, tu che hai difeso per due mesi l'operato del tuo allenatore e adesso vi trovate a questo punto. Continua a difendere. Oggi. Bravo, complimenti. Allora. No, ma non rispondo al però le fai le provocazioni. Però le fai le provocazioni. Io domenica pomeriggio e ieri finalmente qualcuno ha dato una riprova, una televisione nazionale. Quello che ho detto io nelle mie trasmissioni di ieri sera e ancora ieri sera, qualcuno l'ha riproposto. No, adesso ti copiano. No, l'ha riproposto un cavoli suoi, che è stato una domenica pomeriggio vergognosa dei media, che hanno versa gente professionista che esalta. Okay. Perché se si imbavagliano. Lasciatemi finire. Si imbavagliano perché sono a parlarne gli viene la nausea. Non farmi si imbavagliano, gli viene la nausea. Scusa un attimo, è una situazione del genere. Amo. Che devi dire che è vergognoso? Però scusa, tu dici anche di no, scusami, ma nessuno ce l'ha con te, siamo qua giustamente per discutere. Sei un amico in fin dei conti. No, non è partito preso. Come abbiamo anche... State mettendo... Scusate, perché poi chi si guarda la casa, scusa, non parlate tutti insieme. Chi si guarda la casa pensa che siamo anti-juventini. Siete anti-juventini. Abbiamo sempre messo in risalto la grande risalita che ha fatto la Juventus fino ad oggi. Però non puoi negare gli episodi come quando ti ho detto io la Juve ha iniziato, te l'ha detto lui, il rigore col Bologna. Te l'ho detto che sarebbe stata una puntata difficile questa. Spiegamelo se c'era o non c'era. Non provocatemi più. Lasciatemi stare. No, ma io dico stasera sono io che non parlo. Parliamo della Juve. Tu devi dire a me. Oh mio Dio. Guardami. È arrivato un WhatsApp. Hai detto che non parli più. Non parliamo della Juve. Amos, hai detto che non parli più. Ma è una promessa o una minaccia? È una promessa. Prendiamola con la WhatsApp 392-95-5364. Luca da Torino ci scrive: bravo Amos, ti comporti come i classici juventini. Facile nascondersi quando la frittata è fatta. Filippo e Manuel, veloci, però veramente Filippo, vi prego. Perché non male che prima sembrava una rissa da stadio, infatti non no, sono, è una rissa. È una rissa. Io non sono intervenuto. Hai detto che non avresti più parlato. Ferma, allora qui dobbiamo chiarire. Sto parlando con lui e adesso lo rilanci tu. Questo comunque non è un museo, Filippo. No, lo so, però siccome ne conviene che un conto è una rissa, un conto è parlare di calcio, voglio dire. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo con determinate decisioni. Aspetta un attimo, ci tengo. Visto e considerato che voi lo reputate un museo, dobbiamo per forza di cose tutt'altro che museo a quello che sono dico io. Altro che museo. Perché sono lui io. Quando c'è da attaccare non attacca, sì. Quando c'è da provocare non ha bisogno del difensore. Ricordati che la fortuna del calcio è il bar sport. Ok, basta. Ricordati. Sono io che lo devo dire questo. Filippo, però veloce, non rilanciare le polemiche, se no e parlate uno alla volta. Sulla partita, le decisioni arbitrali che hanno coinvolto il derby, cioè Juventus-Torino, sono innegabili che comunque gli episodi che poi hanno condizionato di fatto la partita siano stati favorevoli alla Juventus, ma questo mi sembra palese e mi sembra che anche, voglio dire, il comportamento di determinati dirigenti juventini, comunque, perché poi ci sono state delle dichiarazioni anche di giornalisti, io ho parlato proprio l'altro giorno con Zuliani, che ha
aborrato il comportamento dell'arbitro, ma perché? Perché la Juve non ha bisogno per vincere dei favori arbitrali. Siamo dicendo questo, la squadra più completa e che ha quella grinta e il carattere che le altre non hanno. Detto ciò, io penso che quest'arbitro sia impresentabile perché ha sbagliato, non è la prima volta. Andrebbe fermato. Non penso neanche lontanamente che ci sia un concetto di malafede, altrimenti io non guarderei più nessuna partita di calcio. È in corso in degli errori, probabilmente dettati anche dalla pressione. Fallo finire. Dalla pressione dello stadio. Quale pressione? Era nello stadio del Torino. La buona fede. Ma era nello stadio del Toro, non c'era la pressione della Juve. La buona fede, che cos'è che te la dà? Una somma di comportamenti, ecco, esatto. Una somma però di comportamenti. C'è anche la Torino negli ultimi tre derby. Il Torino negli ultimi tre derby. Grazie Massimo. Ha sempre subito errori. Specialmente l'anno scorso. Quest'anno come vuoi tu pensare, in quanto non siamo degli artisti che frequentiamo i musei? Con me che l'arbitro non è che a tavolino, perché sennò allora il signor Marotta, non può dire. Non è che l'arbitro è il problema che si è creato in Italia, della sudditanza psicologica. Nel dubbio, non faccio male alla Juve. Iva, perdonami, in tutta Europa la testata di Bonucci Rizzoli se tu vai a giocare, la Juve l'ha provato contro il Bayern Monaco, scusatemi, idem lì, la sudditanza psicologica in questo caso c'era a favore del Bayern Monaco, ma è un uso e consuetudine di tutta Europa, non solo d'Italia. La sudditanza è una cosa, anche il gesto che lui non vuole ammettere, che si fa incazzare, è che qualunque davanti alla realtà, il regolamento, no? Un gesto come quello di Bonucci, che non fa parte di un gioco, in qualunque altra squadra sarebbe stato buttato fuori. Tre giornate. Allora io non sono ancora entrato nell'episodio di Bonucci, io stavo parlando di svista. È diffidato Bonucci da 10 giornate, è diffidato e non esce ancora fuori. Manuel, io do ragione, non capisco come tu possa. Tu dici la Juve non è stata colpa sua che di questo fallo, ma è stato l'arbitro che ha sbagliato. Però ha favorito la Juve ed è palese. Ma chi ha perché in quel momento tu perdevi, tu avresti perso la partita. Tornava ai momenti del Bayern 2-2. Ha bisogno di quei favori. No, ma c'è stato! Perché quando la Juve può perdere punti, arriva la Juve. Io non difendo perché Bonucci. Quando la Juve può perdere punti, allora, arriva la Juve. Lui ha fatto un errore che io Bonucci non lo difendo, ma io ho le prove che altri giocatori sono andati. Anche gli altri. E allora ci riferiamo. Finiamola. Nessuno ha demonizzato solo Bonucci, cioè penso che qua di fronte a determinati comportamenti che sia Bonucci che sia Pinto di Messi non comportamenti così se li poteva permettere una volta solo Totti, ricordatevi, forse Del Piero anche però Del Piero non l'aveva mai fatti mai anche fatti. Il signor Handanovic no ma va ce l'ho qui la fotografia, la vuoi vedere? La vuoi vedere la fotografia? Ma anche il gol, le prove non le volete vedere. Amos, tu che non vuoi parlare, tu capisci? No, voi le prove non le volete vedere. Tu capisci di calcio, tu non vuoi parlare. Dimmi la verità. Se sul 2-1, al di là del fatto che la Juve non ha bisogno di questo, però ammettiamolo che questa poteva essere una strada. Se sul 2-1 il gol del Torino veniva lasciami finire, poi dopo dici quello che dici. Il gol del Torino veniva convalidato. Bonucci veniva buttato fuori e 10 minuti dopo il terzino della Juve per doppia ammonizione che meritava andava fuori. Alessandro, secondo te questa partita la vinceva la Juve lo stesso? E non ti posso dire sì o no. Io vi dico, io vado non te lo io posso non dire non abbiamo non te lo posso l'hai dire la risposta. L'hai però io non voglio non abbiamo la riprova che la Juve in 9 no, e col gol combinato la ammettiamo per che però sono stati fatti no magari finiva 6-2 per la Juve però sono stati fatti dei errori tecnici. Ma chi ha detto di no? Tu hai detto addirittura prima della trasmissione qui il vecchietto ha detto che addirittura Bonucci non ha toccato Rizzoli. No, non l'ha toccato, non è vero. Ma avevamo fatto vedere la moviola umana. Non è vero, lo stesso Rizzoli ha detto non mi ha toccato. Certo, deve dire la verità. Nel calcio non serve toccare l'arbitro. E la squalifica gliel'ha dato. Basta Juventus, il gesto, l'evidenza del gesto. Allora dai, andiamo avanti. La squalifica è venuta solo per il gesto. Adesso basta. Ma non l'ha toccato.
E non dite cavo, umiliati. Che ora di finirla, di raccontare bugie. Una cosa non ho capito, prima della sciarpa della Torino, adesso della sono Atalanta. Stufo, ragazzi. Ok, ma vedete qualche manca, c'è il suo tuo. Ma che ma quella cosa che ma che ma che meglio, l'Atalanta è tornata alla vittoria. Ah, c'è di due, ma che lei c'è? È vero male. Parla mia. Ti risponde anche in bella. Parla mia. Chiaro. Che mi sono venuto per l'albergamato. Madognolo tuo signore. Ma tan fuori. Mi faccio sentire Piero Pelù, poi Napoli, Filippo Infosini, dai. Allora, partendo dal presupposto che fino a novembre, dicembre, della Juve non parlava più nessuno. Tu sei sempre in tournée intanto. Adesso mettono in discussione anche le vendivittorie. Piero Pelù, dai. Addirittura un attimo, non adesso interrompe anche i tuoi colleghi. La Juve oramai faceva più pena che altro, oramai ha cominciato. Che era una sorpresa, non facciamo, delle però linee, era così. Dai, andiamo. Focalizzati tutti sì, su Napoli, te, la Roma, l'Inter. Ci sono stati due errori dell'arbitro, almeno due gli domenica. Ci sono stati. Partiamo dal presupposto che l'arbitro è il massimo giudice all'interno di una partita. Se lui non ha reputato di mandar fuori Bonucci, probabilmente avrà avuto le sue motivazioni. Diverso è che poi la Juventus ha vinto 4-1 e non sono d'accordo sul fatto che qualora fosse stato convalidato il secondo gol del Torino, non abbiamo la riprova. Ci sarebbe stata l'espulsione di Glick, sì, avrebbe giocato in 10 il Toro e poteva succedergli tutto, quindi questo non è un dato di fatto. Ti do ragione. Però io su quello no, io dico l'ultima cosa, poi passo. Voglio dire, concentriamoci sul calcio, non sempre sugli errori a favore della Juventus, perché la Juventus non si può demonizzare per una partita, perché settimana scorsa si parlava di una Juve stratosferica perché aveva fatto una rimonta assoluta. Ma proprio per questo la Juve non ha bisogno però di quello qui l'abbiamo sempre detto che la Juve ha fatto una grande rimonta. Questi errori hanno portato perché la Juve è sempre in mezzo, come la denuncia, però è possibile che dopo una settimana che si lamentano per gli arbitri, gli fanno tre favori. No, però aspetta. No, non va bene. La lamentela di Marotta era a tutela del calcio italiano e non soltanto della Juventus, perché se voi avete visto le partite delle squadre italiane in Europa, non ce n'è stata una che è stata tutelata. Vero. Marotta si è lamentato mercoledì sera e i danni a calcio. Allora sei errori in due partite, cosa sono? Un indizio, una prova o è accanimento mediatico? Marotta si è lamentato per se stesso. Allora, scusa, volevo fare una domanda io al volo. Dai, il Milan e Napoli, a voi due, a voi due juventini. Rifaccio la domanda che ho fatto a lui, poi magari ne discutiamo. Lui ha difeso spada tratta l'operato di Allegri. Dopo i quattro infortunati, la squadra che nelle ultime 4-5 partite, se dura 3 minuti di più la partita, rischia di perdere o di pareggiare. Dopo quello che è successo a Monaco e dopo quello che è successo adesso, siete ancora convinti di difendere lo spada tratta? È una domanda. Sì. Scusami, tu hai detto hai fatto una disamina perfetta, poi hai detto una frase: se Rizzoli non ha ritenuto di dover punire Bonucci, avrà avuto le sue motivazioni. I suoi motivi. Allora, io ti dico che l'arbitro non deve avere i suoi motivi. L'arbitro deve avere motivi del regolamento. Il regolamento. Il regolamento cosa dice? Che se tu devi stare a mezzo metro dall'arbitro e con le mani di dietro quando gli parli. È vero o non è vero? Dai, Napoli lascio alla difesa. Interrompo, scusatemi. Sono sbagliato. È arrivato un sms che sono importanti a Rabona. Ci scrive il nostro Loris D'Adesio: piuttosto che attaccarsi agli errori arbitrali, riterei più utile analizzare le prestazioni dei giocatori, soprattutto quelle di Belotti, che non è da sottovalutare, soprattutto in ottica europea. È quello che diceva lui, no? Cioè, concentriamoci più sul campionato. Allora, Filippo. Il club dei tranvieri, il manetta dei tifosi del club Napoli, il tranviere, no, quello che si è parlato. Voi giustamente vi siete un po' danneggiati da quello che è successo domenica? Ma noi, la differenza tra il Napoli e la Juventus di quest'anno, senza togliere nulla alla Juventus negli anni che sono passati, perché è stata una grande squadra, il Napoli è la squadra che gioca meglio nel campionato italiano. Sa giocare bene. Per noi non è la questione dell'arbitro, perché la Juventus, io mi ricordo in una Mila Juventus un gol di, come si chiamava, Montari dentro di un metro. Se fosse capitato al contrario, quel gol sarebbe stato dato. Che sono dice, episodi, però la Mila ha perso lo scudetto. Avrei fatto la quell'episodio stessa cosa. Porta. Scusami, prego. Scusami.
posso dire una ma cosa? Ma devi interrompere. Di Muntari ne ho pieno le palle. Noi ne abbiamo anche. Lo so, però è la storia. Se davate lo scudetto voi, eravate incazzati anche voi. Quando davate 33, sono 30 anni che si pensa al rigore contro l'Inter. Sono 30 anni. Però anche voi, la storia di Perugia, quando l'avete tirata avanti? Quando è stata ancora adesso Perugia? Avete chiesto indietro gli scudetti all'Inter, ma di che cosa stai parlando? Ma stai zitto per favore e mi parli di Muntari. Noi abbiamo perso un campionato. Siamo con quel gol, abbiamo perso un campionato, diciamo la verità. Siamo ridotti. Allora, Filippo, per chiudere poi tipo del Milan abbiamo 30 secondi per chiudere questo gol. Quello che lascia il dubbio colpo di tacco è che le altre squadre, guardavo il Sassuolo, poi domenica scorsa mi sembra che il portiere del Milan sta anche ammonito per perdere di tempo, al di là di questo, quindi viene ammonito anche lui, ma altre squadre per molto meno si applica il regolamento, perché non è che si deve chiedere chissà che cosa, quando si fanno i falli o viene ammonito o viene espulso. Bravo. Ma questa è una regola che deve valere per tutti. Purtroppo noi quest'anno vinceremo noi il campionato, perché la Juventus tra un paio di domeniche comincerà a perdere anche lei, non perché non è capace a giocare. Ci ha coraggio a dirlo perché questo. Perché ha dato tanto. Ma non c'ha più la Juventus ha dato, mentre ma il Napoli ti sembra più fresco, insomma. Il Napoli fa un gioco diverso. Il Napoli gioca la squadra e i giocatori sono insieme, giocano bene il calcio. Però se non segna quei. La Juventus deve correre. La Juventus fa un calcio diverso, non sta facendo il calcio che faceva con Conte. Certo. Velocemente, milanisti, dai. O Lambrughi, insomma, chi vuole parlare, dai. Volevo rispondere a lui. Un attimo, hai tutto il tempo, 3 minuti di pubblicità, puoi rispondere. La Juventus si sa che comunque è una squadra forte, ha dei giocatori molto validi, però quando, hanno un determinato momento della stagione, l'aiutino... arriva il vento, l'aiutino arriva sempre. Oltretutto, secondo me, allora, l'arbitraggio è stato scandaloso, però l'episodio di Bonucci, secondo me, è il peggiore episodio che si poteva vedere in una partita di calcio. Proprio, il regolamento perché comunque, anche perché era l'arbitro migliore che abbiamo in Italia, cioè se non lo fa rispettare lui, allora gli altri cosa fanno? Volete sapere perché non ha espulso Alessandro? No, lo volete Bonucci, sapere? Allora, leggete il regolamento, Cesari l'ha pubblicato oggi su tutti i giornali. Alessandro Cesari perché a morire perché c'è. Cos'è Cesari infantino adesso, dai. 5 motivi allora, per non esperirlo. Scusa, e tra questi 5 c'è voce la nostra nuova ragazza. Sheila, meravigliosa. Dove andiamo? Un attimo. Che le balle. Un attimo, le bottiglie di dopo di birra. Dopo allora, di birra. Allora, volevo lanciare. Ho fatto la domanda un po' a bruciapelo, però insomma, so che tu sei preparata. Preparatissima, sì. Su tutto, Formula 1, amici, però adesso era più semplice, devo andare in pubblicità, nel senso che tu sei una domenica sportiva allora, umana, però... Mi lancio la pubblicità dicendo una sola cosa, sono seduta su un tappeto rosso con i vestiti nero. Te l'avevo steso, era per Robin. Ecco perché era pallonata nella direzione giusta, sì. Pubblicità. Che non è il blocco delle 22. Le vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda agricola De Caro, San Vincenzo La Costa. 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante. Patrizia Rossetti School & Production organizza laboratori che preparano le professioni dello spettacolo, dando la possibilità di lavorare con borse di studio. Conduzione TV, dove impari a condurre un programma, una diretta, vendere un prodotto in modo convincente, con scioltezza e disinvoltura. Operatore di ripresa, per imparare a utilizzare una telecamera professionale in studio oppure in esterna. Truccatori e parrucchieri, per diventare stylist dei personaggi della TV. Laboratorio di wedding per parrucchieri, per rendere la futura sposa una star della TV. Figurante speciale, per interpretare spot e pubblicità. Patrizia Rossetti School & Production dà la possibilità ai migliori alunni iscritti ai corsi di accedere a borse di studio grazie alla collaborazione con l'editore Riccardo Este dell'agenzia videogiornalistica Este News. Chiama Patrizia Rossetti School & Production al numero 339 2956064 o invia un'email a patrizia@
patrizia-rossetti.it per avere informazioni sui costi. Patrizia Rossetti School Production. Vieni a lavorare in TV. Gli incidenti domestici rappresentano un problema reale. Uno dei luoghi dove questi incidenti sono più frequenti è il bagno di casa. Ogni volta che devo fare la doccia, c'ho sempre il solito problema e la paura di cadere. Ho il problema alle gambe, non riesco a stare in piedi e quindi devo cercare di risolvere il mio problema. Guardando la TV ho visto Otello, sicuramente risolverà il mio problema. Ho telefonato e l'ho chiesto, ma va bene anche per le persone grosse come me? Sì, va bene fino a 135 kg. Adesso con Otello sono tranquilla, mi sento sicura, posso farmi la doccia tranquillamente da seduta, posso bagnarmi, rilassarmi, con Otello mi sento sicura. Quindi è importante prevenire, anche con un semplice oggetto come questo, Otello, lo sgabello con seduta girevole. Otello lo sgabello è fabbricato in alluminio e ABS che lo rendono un prodotto inossidabile, non arrugginisce a contatto con l'acqua. Ma quello che vi cambierà veramente la vita è la seduta girevole. È la soluzione a tutti i problemi se avete difficoltà ad entrare ed uscire dalla vasca o dalla doccia. Una volta regolate le gambe di Otello all'altezza che vi è più comoda, mettetelo nella doccia. Vi potrete sedere e con un semplice gesto, in piena stabilità e in piena sicurezza, facendo ruotare la seduta, sarete pronti per godervi la vostra doccia per tutto il tempo che vorrete. Pensate che per una maggiore stabilità i piedini antiscivolo sono regolabili per aderire meglio al pavimento adattandosi ad eventuali dislivelli. E per uscire sarà facilissimo perché farete la stessa cosa. Ruotate la seduta dello sgabello e grazie ai piedini antiscivolo ancorati al pavimento potrete uscire dalla doccia nella massima sicurezza, senza fatica, senza nessun pericolo. In televisione ho visto la pubblicità di Otello. Parlavano di uno sgabello che poteva reggere fino a 135 kg, che andava benissimo in doccia. Ho detto telefoniamo, ho telefonato, ho domandato conferma soprattutto per il peso, me l'hanno inviato a casa, l'ho provato e mi sono trovata benissimo. Mi faccio la doccia con tutta tranquillità, posso darmi creme, stare tranquillamente sotto la doccia e far del bene a me stessa seduta su Otello. Otello è un gran bel prodotto, provatelo. Massima sicurezza in bagno senza spendere per una ristrutturazione del bagno o della doccia. Basta questo semplice sgabello, basta Otello, lo sgabello con seduta girevole, che oggi è vostro in offerta lancio al fantastico prezzo che vedete più un piccolo contributo per la spedizione. Chiamate subito perché è un prodotto che sta riscuotendo un grande successo. Ogni giorno centinaia di persone ci chiamano perché hanno capito che questa è la soluzione, perché è meglio spendere qualche euro più un piccolo contributo per la spedizione che sostenere i costi di una ristrutturazione del vostro bagno. La soluzione più economica per garantirvi più sicurezza. Da oggi ho un amico in più, Otello, e chi lo lascia più? Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano. Di nuovo in diretta. Allora, abbiamo parlato molto, ne parleremo ancora un po' di quello che è successo domenica nel derby di Torino. Secondo Amazon non è successo nulla, niente. Non ho visto nulla. Ma anzi, ah, perché hanno giocato? Penalizzata la Juve. Si dice addirittura che è stata penalizzata la Juve, è sempre la stessa storia, penalizzano la Juve. Insomma, è presa un po' male Amos. E anche lui si è scagliato contro Rizzoli. Comunque Riccardo, io ribadisco che la Juve è la squadra più forte del campionato, anche se io inizialmente pensavo alla Roma e al Napoli. Quest'anno questo l'ha riconosciuto tutto. Questo è la squadra più forte. Allegri ha fatto un ottimo lavoro. Ribadisco che Allegri ha fatto un ottimo lavoro. Ribadisco i limiti di Allegri. La domanda l'ho fatta a lui e a te. Ribadisco ma sì, ma i limiti di Allegri sono che alla fine del campionato i risultati si vedono. Cosa sta succedendo? Io prima gli ho fatto una domanda a lui, gli ho detto: ma tu che non porti a giocare, un altro esempio, non porti a giocare Dybala a Monaco, la domenica dopo lo fai giocare in campionato, ma stiamo scherzando? Io, se aveva una gamba sola a Monaco, l'avrei portato. Ma l'ha portato. Voluto provare! L'ha rotto. Un allenatore perché serio lo provava. Allora, il cambio con Morata? Scusate un attimo, per risollevare un po', insomma,
il cuore granata, il Torino non è una buona situazione, addirittura ha perso Immobili per un mese, poi ha perso il derby come l'ha perso. Però deve pagare l'IMU comunque. Deve pagare l'IMU anche Abbiamo Immobili. Perso Immobili, però qui si rischia la Serie B. Noi abbiamo deciso di fare un rito precursitorio. Pro Torino. Sì. E allora grazie al Mago Telma. Grazie, grazie a voi, grazie. Mago, ci vada piano, Mago. Non si preoccupi, le garantisco la B, la C non credo. A posto siamo. La C non credo di riuscirci. Alziamo le mani, Mago. Tutti in alto le mani, perché la rapina è già stata come fatta. Giuliano. Sì, a quelli della la banca dell'Etruria. Allora, il Torino è messo male. Mamma mia. Cercherà di ritornare nella pausa nazionale per rivincere e giocare. Ma io spero solamente che ricominci a fare i punticini solo dopo la partita con Mancini. È un po' di parte, eh? È un po' di parte, eh? È un po' di parte. Mago. Nonostante questa, nonostante questa pantegana bianconera, abbiamo capito che squadra tiene il nostro Mago Telma. È vero, somigliava un po' a Sironi, un po' così. Parente di Giuliano dei Notturni, butta in aria le mani, Simon Simon sai, e poi lasciale andare. Filippo, tu che sei conduttore navigato, sì. Con uno qui come il Vegliardo, come ti comporteresti? La soppressione subito o una lenta agonia? Ma no. Per eliminarlo dalla scena. I domiciliari. Ci stanno. No, guardami cose. Però. No. Ha di buono Massimo, sì. Che è comunque. Ah, qualcosa di buono. Sì, qualcosa di buono ce l'ha, che è un profondo intenditore di calcio, ma non tanto per quello che ha vissuto in passato. Sei sempre sincero, mi piace che sei sempre sincero. No, è vero, lui è un profondo intenditore di calcio. Magari io posso essere più tecnico nelle formazioni degli ultimi 10 anni, però lui ha una cultura talmente radicata, mi cita personaggi, storie, aneddoti degli anni 60-70, che non è comune a tutti. Mi ricorda un po' in radio, però poi non... chiudo, Emilio Bianchi, che è un altro vecchio condottiero, mio carissimo amico Emilio. Però non mi hai detto come posso eliminarlo. Quando tu parli del 4-4-2 o 4-3-2-1 e poi trovi un arbitro come Rizzoli oggi, Ceccherini, noi ai tempi. Sì, Ceccherini faceva il comico. Era e perché Ceccherini, poi le cose si ripetono, Massimo. Purtroppo le situazioni si ripetono. Allora, e non c'è. Io non ho davanti YouTube. Sì. Io sto qui. Però secondo me sono situazioni che ormai perdurano da che è nato il calcio, no? Questo astio nei confronti. Ma se ce li accettiamo passivamente. No, ma io sono d'accordo, concordo con te che sono errori. Però secondo me. Per vivere meglio questo, che poi alla fine è uno sport e dovrebbe essere portatore di gioia, no? A mio avviso bisognerebbe un attimino intraprendere il percorso che è stato fatto in Inghilterra dopo gli anni 90, cioè iniziare a valutare l'arbitro come il nostro attaccante, per intenderci, cioè che può sbagliare. Cioè nel gioco del calcio, da che mondo a mondo, c'è sempre stato il direttore di gara, che fa parte attivamente del gioco perché può influenzare o meno le partite. È chiaro che dà fastidio dal momento in cui c'è questa sudditanza, che poi, ripeto, non è in favore solo della Juve. Qualsivoglia tipo di arbitro è condizionato dall'ambiente. Tant'è che Marotta, chiudo, quando si è rivolto... Visto che il Toro giocava in casa, a parte invertite, secondo te è l'arbitro? La Juventus è una maglia importante. La Juventus è una maglia importante. Allora, ho trovato quello che dice Cesari, il regolamento della non espulsione. Adesso sembra che Cesari sia... Diciamo innanzitutto che Cesari non è parte del regolamento. No, lui parla di regolamento. Quando abitava ne ha fatti gli errori. No, lui adesso parla... Luigi, cosa dice Cesari? Dai. Il motivo per cui non è stato. Poteva scrivere anche Paparesta, era ancora meglio. Il primo motivo è che anche di quale espulsione parliamo? No, quella di Alexandro, la mancata espulsione. Ma che era quella meno clamorosa? No, dice c'era anche l'arbitro di linea del fondo, sì, dice c'era Amos. Anche quello che guarda, che non vedano. Allora ho detto primo fuori gioco. Primo non si può espellere perché il suo intervento non è stato sull'uomo, ma diretto sul pallone. L'uomo non l'ha neanche toccato. Secondariamente, non è stata irruente perché la gamba, una volta tesa, non puoi toglierla. Quindi, no. E dunque, Perez è caduto da solo. Perché io qua ho Ma Perez è inciampato. Ha scritto da Cesare e dice l'opposto. È quello che non capisco. Bravo, leggilo. Anche perché è una vignetta con la foto di Cesare e lo scritto di qualcuno. Io qua ho scritto. Parla il povero di Cesare. Potevo scrivere quello che volevo. Nei parametri della non espulsione. Ho qua davanti. L'intervento è stato normalissimo. Però diamo le informazioni. Non è stato violento. È arrivato WhatsApp di Cesari che dice assolutamente non ho detto quello che
Firmato Giulio Cesare. Questa facciamo la stagione. La stagione. Leggi cosa ha detto Cesare. No, io su Sport Mediaset stavo leggendo adesso molti tu episodi cuoque. Dubbi. Tu cuoque ha detto. No, stavo leggendo cosa diceva. Allora, dice molti episodi dubbi. Bravo. Nel derby sul calcio di rigore per il Torino manca un giallo ad Alex ad Alessandro già ammonito. Andava quindi espulso. Poi letto, sotto tu? Andiamo a parlare, dice altre due righe e poi dice ancora: l'attaccante granata era tenuto gioco da Quadrado, vabbè questa era infine proteste per il Torino per una munizione mancante a Bonucci. Sicuramente era da secondo giallo. Quindi, cioè, ma è clamoroso. Questo è Sport Mediaset. Qua dice un'altra cosa. È un fotomontaggio. È un fotomontaggio. Ma se vi sembra uno scherzo. Allora è vero il suo, che l'ha inventato lui adesso. Ma è fuori questo. Ma sono su Sport Mediaset, mai sentito. Vi chiediamo scusa, signor Cesare, le chiediamo scusa. Scusa, Riccardo, vorrei rispondere. Qua lavorare i suoi avvocati. Vorrei rispondere a lui alla sua affermazione di prima. No, non era da no, l'affermazione che parlavi dell'esempio inglese. L'esempio inglese è assolutamente bellissimo. Quello che dà fastidio ai tifosi del calcio italiano nei confronti della Juve non è il fatto che sono troppe cose che succedono e troppo spesso anche in momenti particolari. La cosa che dà fastidio è l'arroganza di certi juventini che non lo ammettono, perché quel signore lì che non è arrogante prima ha detto le cose come stavano e ha detto avete ragione, ha sbagliato, abbiamo fatto questo, l'hai detto o non l'hai detto? Lui invece no, lui non va bene, l'arbitro ha fatto bene, non ha fatto bene, ha sbagliato, non ha detto che l'arbitro ha fatto bene, non mi metti in bocca le cose che non ragione. Filippo, mi metti in bocca le cose che non sono quattro lì e non tirarla via. No, ma ha detto, mi ha messo in bocca. Delle cose che diamo a Cesare ciò che dice. Io non ho detto che. Filippo, non dal resto. In generale stavo parlando. Dai, zitto. Io ho solo detto. Stai zitto un attimo. Ho solo detto. Comunque vedi, Filippo. Che ci ha danneggiato a livello morale. Che in Italia non è proponibile. Perché è una cultura sportiva che a noi manca. Beh, però. Manca, lo sai Massimo, negli anni Ottanta la stessa cultura. Ma lascia perdere. Era speculare in Inghilterra perché mancava la cultura sportiva. No, è stata creata. È stata creata. No, lì erano gli hooligans. Lì erano un'altra cosa. La cultura sportiva vuol dire non buttarsi per terra, pigliare non ti fare per la squadra contro. Ti fare per la propria squadra. Scusa, guarda che non è una fiaschetteria che contiene queste bottiglie a mantichina. O le bevi o le metti giù, no? Rispettare. Però io sto dicendo, anche il discorso giustamente che ha portato avanti Roberto, è la stessa cosa che stavo dicendo io, nel senso che il discorso della cultura sportiva è anche nel presentare determinati episodi e nella mettere l'errore, cioè voglio dire, ma non la puoi inventare, Filippo. Io rimango probabilmente uno dei pochi in queste cose sei un idealista, esatto, ma non lo puoi trasportare e poi via, perché questo poi è il mio metro di giudizio, attenzione, perché poi andate a vedere le mie pagelle sugli arbitraggi, sì, no, in Italia il massimo voto quest'anno è stato 4.5 di San Siro. Tu entri allo stadio di San Siro, dell'Olimpico, prego, dove vuoi, ti aprono la bottiglietta lo so, perché hai paura che lo so, lo so. Poi c'è i fumogeni, i canoni, i candelotti, spranghe, catene, i motorini. Allora ti domandi. Motorini allo San Siro con l'Inter, non far tanto. Appunto no, perché sennò dicono che io sono ti sei dimenticato, la memoria è corta. Capisci che è così in Italia? Sì, io vorrei, probabilmente sono un idealista, vorrei che questo tipo di cultura cambiasse. Ma probabilmente fra 40 anni perché potrà succedere, anche ora come ora, non potrà mai succedere. Sentiamo, abbiamo fatto una lotta per le quote rose. È vero. Le quote rose ne hanno prese due. Ma cosa c'entra le quote? Ma per dire. Sentiamo Regina di Cuore. Allora, purtroppo. La canzone di Piero Peruno. Grazie. Purtroppo, secondo me, essendo noi italiani, è una cultura che non c'è mai appartenuta, esatto, e non ci apparterrà mai, perché è sempre colpa di qualcun altro. Noi siamo molto più. Ma perché non abbiamo mai perché neanche è difficile comandato. Ammettere le i noi propri limiti e i propri errori. Dei sarebbe, lo dice anche l'inno di Mameli. Noi siamo sempre stati servi dei potentati e tuttora se tu vai nel Veneto, che grande regione, grande rispetto, e dici Beppi, ma scusa, comandi?
Hai capito? Ma scusa, dov'è che è la frase di questa... Nino? Siamo servi dei potentati. Sì, dice proprio sì, siamo sì, servi. Come siamo arrivati a Beppi Comandi? No, ma esattamente, mi sono perso due minuti. Io volevo capire. Però vi faccio vedere con un'altra cosa. Avete visto la partita l'ultima dell'Atletico Madrid che ha perso 2-1 sabato? Ghion Atletico Madrid? Sì. Avete visto cosa ha dichiarato Simeone alla chiusura del... tra l'altro Fox, il giornalista di Fox Sport, ha intervistato Simeone adducendo la sconfitta a determinate situazioni in campo arbitrali, in base, e Simeone ha detto: attenzione, l'arbitro non c'entra nulla, è un alibi, noi abbiamo sbagliato l'atteggiamento, ci siamo presentati male e nella prima mezz'ora l'approccio alla partita è stato inferiore rispetto a Ghion in questo caso, ecco. Quindi sono entrati in campo scarichi, quindi anche da parte degli allenatori, a mio avviso, è sbagliato tante volte attaccarsi alle decisioni, perché fanno sì che la squadra vada peggio, perché il calciatore, che comunque guadagna dei soldi, ha degli alibi. Il mio allenatore mi ha difeso, cioè la mia prestazione, sì, pur facendo schifo, partite come, è colpa dell'arbitro, non è colpa mia che ho sbagliato. Partite come domenica, puoi scendere in campo scarico quanto vuoi. Attenzione, però, Tiba, io sto parlando impersonalmente, della cultura in generale, non entro nel merito della partita, del derby, certo. Perché io all'arbitro, che in questo caso era il migliore, considerato Rizzoli, il migliore arbitro italiano, signor Rizzoli, ho dato 2,5. Che è già un voto alto in virtù di quelle che dare sono. Anche zero. Ma la stessa dirigenza della Juventus, ripeto, è rimasta basita dal comportamento dell'arbitro, perché comunque la Juventus, ripeto, rappresenta un danno d'immagine. Anche il gol famoso di Muntari è un danno d'immagine per la Juventus. Basita da parte di chi? Scusami, perché io ho sentito l'intervista di Allegri fine partita. Allegri non come è la dirigenza juventina. Come sembrava assolutamente basito. Io credo poco. Mi aspettavo che Marotta dicesse qualche cosa. No, Marotta, sì, sei trincerato dentro il silenzio. Ascolta, io credo poco. Io credo poco al danno italiano. Scusa Massimo, io credo poco al danno d'immagine. Qui voglio fare... Cosa? Credi poco? No, ma scusa, secondo te quello scudetto della Juve ricordano più anche all'estero, ricordano più, perdonatemi, lo scudetto della Juve o l'episodio dell'episodio di Muntari o dello scudetto della Juve? Dell'episodio di Muntari, perché questa è la realtà. Adesso dai detto tu, io d'immagine della Juve che chiede indietro uno scudetto all'Inter. E allora di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Per chiudere, mi dispiace che devo andare. C'è stato un bersagliamento, ma dimenticare quello che ha fatto Buffon. Ma chi l'ha dimenticato? No, nessuno ne ha parlato. Ne ha parlato. È vero. Questa è ragione. Bravo, nessuno mille minuti, non ne abbiamo parlato. Attenzione. Non è arrivato a mille. Io e Amos, io in radio lunedì avevo ospite Albertosi, ok? Perché... E Albertosi abbiamo fatto proprio tutto il cammino che ha portato alla consacrazione di Buffon. Gianluigi Buffon non si discute, non c'entra niente. No, ma nessuno con l'episodio di campione della Juve. Va bene, fai tutto, tutto nella lavatrice. Facciamo così. Ma se scendiamo le due cose. No, ma se tu gli accendi la lavatrice. Facciamo una cosa. Allora, facciamo un bel applauso a Buffon. L'applauso a Buffon. Bravo Gigi. Uniamo questo applauso a una bella storia di vita che vogliamo raccontarvi questa sera, che è anche una storia, una bella pagina di sport, no? Filippo Infusini, che è il segretario del Napoli Club. Club Napoli Tranviere, del deposito Giambellino della TM di Milano, vuole raccontare una storia insieme al figlio Cristian, che ha appunto visto protagonista Cristian. Racconta tu Cristian, allora nel 2014, giusto, tu sei stato investito da un'auto, praticamente sei rimasto per 14 mesi paralizzato, giusto? L'abbiamo letto anche, bravo. Sono stato in rianimazione, sì, dove mi hanno detto che avevo una bolla d'aria nel cervello più altre varie fratture, e il giorno dopo mi hanno portato nella parte dei ragazzi dove mi hanno fatto varie visite, mi hanno fatto varie risonanze e mi hanno detto che ho avuto una frattura alla testa, bacino, costole, alla caviglia e al polso. Poi dopo varie sedute di... Tu sei stato vestito da un'auto in pieno, insomma, ecco, sì. È stato un incidente piuttosto grave. E dopo questo sono stato in fisioterapia, dove sono stato per molto tempo e mi hanno aiutato a rimettermi in forma.
Questo grazie anche allo sport, in particolare alla squadra dell'Assago, no? Che ti è stata molto vicina, sì, in questo. E la ringrazio a tutti i miei compagni di squadra, soprattutto al mister, che mi sono stati vicini, mi hanno aiutato a riprendermi. Ti hanno dato la forza e adesso, insomma, ecco, tu sei tornato a giocare al calcio, tra l'altro, con, sì, diceva il papà prima, con buoni risultati. E questa è solo la dimostrazione che la forza di volontà, lo sport, il calcio, bravo, in un momento difficile della tua vita. Tu hai quanti anni, Cristian? Quanti anni hai, Cristian? Quanti anni hai, Cristian? Io 15. 15 anni, dunque veramente nel momento dell'adolescenza sei riuscito a superare un momento difficile che penso che per il papà sia stato un momento purtroppo doloroso, perché ti sei visto crollare il mondo addosso. Veramente bravo a te per la fortunità, la famiglia e i compagni di squadra che non ti hanno mai abbandonato per un attimo. Questo noi adesso, Cristian, tanto lo salutiamo col papà nella prossima pausa, perché è anche un bravo studente. Domattina deve andare a letto presto, stasera deve andare a letto presto perché domattina va a scuola. Dunque, poi grazie comunque al papà che verrà insieme a tutti gli altri amici del Napoli Club, appunto il tranviere, verrà a trovarci ancora, perché speriamo di festeggiare qualcosa di importante, ecco, per il Napoli quest'anno. Dai. Bravo. Ecco, a proposito di quello che è successo a Cristian. Ecco, tanto c'è anche una pagina, vedete, di un quotidiano nazionale, Il Giorno, che ha dedicato proprio una pagina a questo vero e proprio miracolo. Complimenti, Cristian, per quello che stai facendo. Complimenti per quello che è successo, per quello che stai facendo. No, vorrei cogliere questa occasione che ci dà il fatto di Cristian, perché vorrei riallacciarmi a un altro dei motivi per cui abbiamo avuto qualche discussione io e l'amico Amos. Quando io mi arrabbio per il comportamento di alcuni giocatori, no? Che non trasmettono queste sensazioni ai ragazzini, perché loro non capiscono a volte che loro sono l'esempio di questi ragazzi. Bravo. Per cui questa è una cosa strategica. I giocatori devono sapere che hanno la fortuna di fare il lavoro più bello del mondo. Hanno la fortuna di avere una marea di ragazzi che li vedono come degli idoli, che li guardano, devono trasmettere queste sensazioni a questi ragazzi, perché poi queste sono le vittorie più belle, non quella della Juve, del Milan, qualsiasi partita. Ma non ci piove sopra. Bene, certo. Dai, allora abbiamo, direi, chiuso bene questa parte, sdrammatizzando un po' anche le nostre discussioni sul calcio, ma le nostre sono veramente discussioni da bar. Riccardo, ti chiedo scusa. Il ladro, ma è proprio volevo solo fare una correzione velocissima su. Sì. Io non ti ho dato che del pazzo di quello che hai letto di Cesari. Tu giustamente hai letto una cosa di Cesari da Juventino, dove Cesari dice solamente che il rigore. Bianco e nero. Tu no, il rigore. Siamo viola, lui ti ho detto, te l'ho letta quegli commenti. Lui ha detto che c'era sul sito di sport, però quello che lui ha detto è stato: basta con queste cose che la Juve ruba, basta, finiamole, sono cose da bar. Questo è quello che ha detto, vero, però sono due cose diverse. Lui dice non è vero che la Juve ruba, però gli errori ci sono stati, però fa basta dire che la Juve ruba è un errore arbitrale, un po' quello che la partita poteva finire 7-3. È altrettanto vero che non è che ti abbiamo messo a rosolare, perché qui, ma va bene così, ha dimostrato Manuel di essere un'altra persona. Va bene così, hai visto? Perché si è voluta scusare, perché pensava di aver urtato la tua suscettibilità. Hai visto? Guarda cosa non fa. Ti voglio o ti voglio bene? Io voglio citare il caso di Cristian e dire: non dovete parlare, siete due, e dire una cosa sola. Allora, siete ragazzi come lui, non vi accorgiate, insegnano più di 20 anni di scuola. Perché ha dimostrato di avere carattere, ha dimostrato di saper soffrire, ha dimostrato comunque di avere una forza, una tantissima voglia di vivere e di realizzarsi. Quindi veramente tu sei ad esempio alla stragrande maggioranza di giovani della tua età, perché è chiaro, uno non può provare se non viene, per l'amor di Dio, è meglio che non succeda. Però in quel momento lì tu sei stato veramente un esempio, ma anche per tutti noi. Ad esempio, magari qualche altro calciatore, forse sarebbe veramente, poi anche più tu pensa che io non volevo che mio figlio giocasse a pallone, perché io ho giocato nelle giovanili dell'Inter, ho giocato nella Triestina, ho giocato col Pergo Crema, ho fatto la c'era mia storia. Presenti l'allenatore? No, avevo Corso, Marino Corso. Prima Mereghetti, poi Corso. Invece mio fratello aveva Cattozzo e stava con Zenga, perché anche mio fratello giocava nell'Inter. Ero con Chierico, grandissimo amico.
E non volevo che giocasse a pallone perché io ho smesso perché mi sono rotto una gamba e allora non si poteva. Ha giocato contro di noi anche a Napro Sesto. Sì, tante volte. Ma comunque volevo dire, tornando un attimino al discorso della Juventus, non volevo ripeterlo, no? Però io mi ricordo nell'81 un episodio veramente gravissimo. Erano a 3 giornate dalla fine, era Roma-Juventus, se non ve lo ricordate. Cambiarono gli... Che la Roma era un punto solo della Juventus. Cambiarono il regolamento. E no, c'era quel gol annullato a Turrone, grosso di Bruzzo, e perso lo scudetto la Roma, ragazzi. Sì. Non è per dire, sono gli errori, devo dire anche per correttezza, un anno c'era Ancelotti in panchina della Juventus, a dire che cambiarono il regolamento e avevano addirittura fatto giocare Nakata, che segnò il gol della vittoria a Torino, complice una papera di Van der Sar. Dunque, secondo me torti e favori alla fine si compensano. Però quello che lascia parlare, però domenica, gli errori di una grande milanisti dicono di no. Allora, no, non è così. Basta il microfono. Vabbè, forse perché la Juve non lo so, ma visto che stava parlando del 1981, se non sbaglio. Sì. Io parlo del 1972-73, la famosa fatta al Verona. Io ero stato 20 godi. 3 gol di Bergamaschi. Sì, a parte quello, a parte che Milan aveva chiesto la partita che diciamo, non gliel'hanno concessa con l'IS, non l'hanno concessa, e di lì divenne il ragno nero a Cudicini. Però ecco, nessuno si ricorda che ovviamente nelle ultime 5 partite ha fatto 5 vittorie. La penultima partita, giocando col Vicenza a Torino, stava perdendo 2-1, un rigore clamoroso non dato al Vicenza. Volevo dire se la Juventus vinceva il campionato di Pesce. Perciò Amos, quello che voglio dirti, io da milanista, te sei juventino, ma sono tutti episodi a favore della Juventus, nel senso che la Juventus vince il campionato per questi episodi. Ma lui tira fuori, ma li ha anche persi. Un attimo, ne ha persi 2-1 dopo l'altro, e uno col Perugia e uno con la Roma. Ma perché è col Perugia? Perché c'era la Pazzone, e perché a Venezia nella stessa girone due partite prime. Adesso basta, la pubblicità veloce. No, se dobbiamo andare in pubblicità, per non finisca dopo. Io ho un figlio che gioca a calcio, sì, in Serie B. Tornando al discorso di prima, se parliamo di Serie A, ci sono giocatori che prendono una barca di soldi. Poi io mi ricordo mio figlio, a 7 anni è entrato a far parte delle giovani del Milan, fino a 19 anni. Poi ha fatto tutta l'altra fila, è andato al Mantova, è andato in Serie B, è andato al Livorno, e sono 6 anni che è a Livorno. Perciò ha fatto tanti sacrifici, non è tutto oro ciò che prima. Perché mio figlio e i suoi amici andavano in discoteca e lui era a casa. Infatti, ho detto deve essere d'esempio a certi giocatori. Vogliamo parlare di Balotelli? Ecco, bravo, è di Balotelli. No, facciamo nomi e cognomi. Di uno che entra in campo e passeggia. Allora, scusate. Non è super. Sheila ci deve riportare all'ordine. Cosa facciamo di bello adesso? Allora, io direi di mandare la pubblicità, però, io volevo abbracciare questo ragazzo qua. Anch'io, bravo. Le mandiamo il senso. Bravo. Mi è venuta la pelle d'oca sentendo la storia. Bene, allora pubblicità, dai. Le Vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda Agricola De Caro, San Vincenzo La Costa. 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante. Vogliamo che tutto quello che portate in tavola sia delizioso e sano. Per questo abbiamo ideato una soluzione innovativa nell'arte della cottura alla piastra, la straordinaria Premium Chef. Grazie al suo esclusivo rivestimento in pietra, da oggi nella vostra cucina avrete sapori più sani e più genuini, più ecologica, completamente antiaderente e la più resistente ai graffi. Premium Chef diventerà in poco tempo il vostro strumento di cottura preferito. Il suo design esclusivo distribuisce omogeneamente il calore sull'intera superficie,
Plus, permettendovi di cucinare una grande varietà di alimenti in una sola volta, in modo estremamente facile e veloce. Userete molto meno olio, perché il suo esclusivo rivestimento in pietra è completamente antiaderente e fa sì che i cibi non si attacchino. Inoltre, l'olio in eccesso e il grasso di cottura vengono scaricati direttamente nel particolare raccoglitore integrato. Premium Chef occupa poco spazio. Si può ottenere comodamente in cucina, oppure sistemarla sul terrazzo o in giardino, per trasformarla in un incredibile barbecue. Basta pulire la superficie con un panno umido ed è subito pronta per l'uso, per cucinare alla perfezione piatto dopo piatto, senza alcuna mescolanza di sapori indesiderati. Insieme a Premium Chef e inclusa nell'offerta, riceverete una collezione completa di ricette, totalmente gratis, per sorprendere i vostri amici con un menù diverso ogni giorno. Resistente, ecologica, salutare, totalmente antiaderente. Richiedete la completissima piastra Premium Chef al prezzo incredibile che appare sullo schermo. Non fatevi sfuggire questa occasione. Chiamateci e arricchite oggi la vostra cucina con la piastra Premium Chef. Riceverete inoltre, totalmente gratis, un ricettario completo dove troverete le ricette per 100 piatti unici. Ricette deliziose e molto sane che potrete preparare in casa senza alcuna fatica. Non aspettate oltre, chiamate ora e iniziate a sfruttare tutti i vantaggi di Premium Chef. Come avete visto, abbiamo selezionato per voi un sistema innovativo per cucinare alla piastra, la straordinaria Premium Chef. Approfittate subito di sapori molto più genuini e sani, grazie al suo rivestimento in pietra, più ecologico, totalmente antiaderente e naturalmente super resistente ai graffi. Chiamate adesso! La piastra Premium Chef sarà un accessorio indispensabile nella vostra cucina. Userete molto meno olio perché la superficie in pietra è totalmente antiaderente e il cibo non si attacca. Inoltre, l'olio in eccesso e i grassi rilasciati dagli alimenti finiscono direttamente in un comodo vassoio raccoglitore. Per pulirla perfettamente basta passare un panno umido sulla sua superficie. Premium Chef occupa poco spazio. Si può tenere comodamente in cucina, ma le sue dimensioni consentono anche di sistemarla sul terrazzo o in giardino per preparare degli incredibili barbecue. Richiedete la completissima piastra Premium Chef al prezzo incredibile che appare sullo schermo. Vi presentiamo gli Slenlax Jeggings. L'aspetto di costosi jeans alla moda, la comodità dei vostri leggings preferiti e il potere di una guaina modellante in un unico fantastico indumento che vi aiuterà ad apparire più magre e modellerà il vostro corpo, sostenendo le vostre curve sexy a prescindere dalla taglia che portate. Questi pantaloni mi fanno sentire magrissima. Dopo aver indossato gli Slenlax Jeggings, ho eliminato 10 cm dal punto vita. Mi rendono più magra, guardate che sexy! Il segreto è un tessuto elasticizzato davvero unico, che esercita una delicata compressione per ridurre interno ed esterno coscia, sollevare i glutei e nascondere l'indesiderata cellulite. I leggings possono mettere in risalto antiestetici rotolini sulla pancia, ma gli Slenlax hanno una fascia di sostegno per trattenere efficacemente la pancia e snellire il punto vita. Gli Slenlax sono privi di zip e bottoni, quindi potete dire addio a quei dolorosi segni intorno alla vita. Il loro esclusivo tessuto traspirante è morbido come la seta, così potrete indossarli ovunque, in palestra, in casa o per uscire con le amiche. Rimodellate il vostro corpo e rinfrescate il vostro stile con gli Slenlax Jeggings. Adoro gli Slenlax Jeggings. Niente cellulite, niente più rotoli sulle cosce. Sostengono il sedere e sembra che lo abbia davvero tonico. Con questi jeggings mi sento sicura di me e sexy. Gli Slenlax Jeggings stanno bene a tutti, di qualunque taglio o qualunque forma, fa sentire tutti al meglio, perché si adattano al corpo e ne rimodellano la forma. Con il loro tessuto di alta qualità a tre strati e il design che dà sostegno, nasconde le imperfezioni e vi fa sembrare più magre e più sexy. Sarete sempre al meglio. Non ci sono zip, non ci sono cuciture che ti segnano, non ci sono bottoni che ti bloccano la circolazione. Sono morbidi, elastici. Sono davvero perfetti per me. E guardate, hanno perfino le tasche per portare con voi ciò che vi serve. Gli Slenlax Jeggings possono andare in lavatrice e asciugatrice e non perderanno mai la loro elasticità. Rimodellate il vostro corpo e rinfrescate il vostro stile con gli Slenlax Jeggings. Mi sento sexy con i miei Slenlax Jeggings. Sostengono il sedere e sembra che lo abbia tonico.
Chiamate ora per informazioni per i vostri Snellax Jeggings color jeans a questo incredibile prezzo. Chiamate subito, raddoppieremo l'offerta. Includeremo anche un paio di Jeggings grigi della V gratis. Ma aspettate, non è finita qui! Includeremo anche un paio di Jeggings di colore nero. Sono tre paia di incredibili Snellax Jeggings a questo prezzo straordinario. Gratis per voi anche una sexy gonna effetto snellente slim skirt per avere sempre una linea irresistibile. Signore, cosa state aspettando? Chiamate ora per ricevere informazioni. Regalatevi la comodità dei leggings, lo stile dei jeans e il potere di una pancera con gli Snellax Jeggings e la gonna snellente gratis per voi. Chiamate ora per ricevere informazioni. Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano. Allora, di nuovo in diretta con Rabona. Intanto voglio chiacchierare Scila e Sergio Stironi, perché Sergio Stironi è pronto con le sue riflessioni sul calcio. Poi attenzione, dobbiamo parlare dell'Inter, della Roma, lo sprint per il terzo posto, del Milan, caro il mio del Coro. Della Juve no? Basta, insomma. Sta pensando al suicidio, amo, lasciamolo anche un po' in pace, poverino. Prego. Ma niente, guardando qua e là ho capito alcune cose del calcio, non so, a volte gli uomini preferiscono il calcio alle donne perché la Champions League, quando pensi ai fatti tuoi, non ti dice ti sento distante, è una cosa che succede. Spalletti ha dichiarato di non aver visto una buona Inter, avevo i capelli negli occhi, ha dichiarato. Cassano ha i buchi in faccia perché sta imparando a mangiare con la forchetta. E un interista chiede, scusa, tu che squadra tifi? E l'altro, indovinala, è una che sta davanti alla tua. Ah beh, allora faccio prima fare 6 a Supernalotto. A fare il 6 Supernalotto. Poi te la spieghiamo questo, come cambia. Facciamo due disegnini, te la spieghiamo, va bene? Bravo. Allora c'è questo bello sprint, caro Filippo Vernazza, sì, per il terzo posto tra Roma, Inter, Fiorentina. E Roma, Inter e Fiorentina, perché il Napoli è un po' più su, diciamo che è messo bene per il secondo posto. Come finirà? Alla luce anche della partita dell'Olimpico, dove è finita 1-1 tra Roma e Inter, però insomma l'Inter fino a 6 minuti dalla fine vince 1-0. E soprattutto l'Inter, e ha giocato bene. Esatto, l'Inter ha finalmente trovato il Perisic che c'era a Wolfsburg, che secondo me, è, io lo dico dall'inizio dell'anno, è l'esterno più forte che milita nel campionato italiano, unitamente a Alexandro, che non ha ancora espresso appieno il suo potenziale. Lasciamo perdere i vari Quadrado, i vari giocolieri, cioè io parlo di giocatori concreti. Concreti. E mi sembra che abbia trovato finalmente la sua collocazione anche tattica. Dall'altra parte vedo che comunque il movimento della squadra finalmente durante la fase di non possesso è anche più armonico, cioè i reparti si muovono molto molto meglio. Cos'è mancato all'Inter domenica, a mio avviso? La convinzione, cioè nel senso, sei avanti 1-0, sei consapevole comunque di aver fatto un primo tempo dove hai annichilito la Roma, perché nel primo tempo, un grande primo tempo, esatto, di fronte, e ti scontravi con dei giocatori, con una squadra che era comunque reduce in forma, reduce di 8 vittorie e all'Olimpico, quindi era una partita difficilissima. L'Inter ha risposto benissimo a mio avviso. C'è sempre quei problemi di distrazione legati agli ultimi minuti, e che devo dire, io spero che continui così. Il problema di questa squadra è che si è dovuti arrivare quasi nel baratro, sì, e a questo confronto all'interno dello spogliatoio tra i vari giocatori. Quindi secondo me il problema è stato che per un mese e mezzo il migliore allenatore italiano, che io tutto sommato lo reputo ancora migliore, che milita nel nostro campionato, che è Roberto Mancini, ha perso un po' lo spogliatoio durante questo mese e mezzo. Ecco, la luce di questo mese e mezzo perso, buttato io via. Dico, l'Inter ha buone potenzialità. È un po' tardi puntare, no, l'Inter ha buone potenzialità, anche perché il cammino dell'Inter, domenica prossima, perché ci sarà la pausa delle nazionali, riceverà il Torino, e io francamente mi aspetto una vittoria, anche perché i Granata sono in un periodo buio, ecco. Dall'altra parte la Roma
trova una Lazio che io ho visto in ripresa rispetto Filippo, al passaggio. Scusami una domanda, siamo a marzo. Secondo te non coincide anche il fatto della preparazione invernale scellerata della trasferta? Ma io l'ho detto. E adesso combinazione sta venendo di nuovo fuori, sì. L'Inter. No, non l'Inter, ha pagato caro. L'Inter l'ha pagato, io l'ho detto prima, l'ho detto subito, subito a gennaio l'ho detto. I 5 giorni a Doha, perché tanti c'è malinformazione, 3 giorni a Dubai, no, sono stati 5 giorni di allenamento dove hanno fatto richiamo della preparazione a Doha a 32 gradi con l'umidità dell'89%. Esatto. Questo ha portato, lo sapevano sì. Già dall'anno scorso, però scusa. Sì, no, beh, è chiaro. Perché sbagliare la umano, cosa. Perseverare, esatto. Diabolico. Però tu hai detto un grande allenatore. Tu hai detto un grande allenatore. Hai detto un grande allenatore. Mancini in Italia. Ecco, Mancini non l'ha previsto questo? No. Ma Mancini può prevedere, però dal momento che lui ma ha scelto lui di andare a Roma, esatto, no, esatto. Sono scelte di allenatore, ma non si poteva imporre purtroppo questi 4 milioni di ma se l'Inter non si qualifica in Champions League non ne perde di più. Posso finire? Derivano anche dalle sponsorizzazioni. Nel viaggio a Doha era prevista anche questa amichevole col Paris Saint Germain, che avrebbe dovuto portare anche un altro sponsor all'Inter, che era Etihad, parliamoci chiaro. Quindi c'era un gioco oltre sotto, al danno alla beffa, che avrebbe portato diversi quattrini. Tu hai detto una cosa giusta. Prego. In un mese e mezzo noi ci siamo persi. Assolutamente. Ma in quel frangente lì che vedi la società, esatto, cioè perché tu da Mancini, anche se gli dai 10 milioni, la squadra non corre perché ha avuto dei problemi, ci può essere anche la società a fare, no, lì non è che non correva, la squadra non correva, lì era un la fatto, squadra, non giocava neanche, non giocava neanche, un fatto fino dal momento in l'abbiamo cui appena detto. Perché dal momento in cui Ausilio ha fatto quelle dichiarazioni, sì, ma stranamente hanno cominciato a correre. Prendiamo allora il contesto della rinascita dell'Inter. L'Inter è rinata. I crolli nel finale dell'Inter sono soprattutto fisici. Sì. E poi perché col Campi c'è stato il crollo, sì, fisico e mentale nel finale. Avete ragione tutti e due, però valutando anche il crollo dell'Inter, quando è che l'Inter paradossalmente ha ripreso a giocare? Quando il clima sui campi è cambiato, quindi si è passati dai 5-6 gradi, 0 gradi, certo, ai 13-15. Allora ti potrei rispondere, la Juventus è arrivata alla Coppa Italia che era stanchissima, e oltre che fisicamente, psicologicamente. Cioè, noi siamo l'Inter, non puoi basarti sul fatto che dobbiamo aspettare che uno si stanchi per poterla battere. No, ma non è noi questo. Dobbiamo imporre il nostro gioco. Sì, però, Massimo, purtroppo, ma se tu sbagli la preparazione di metà stagione. Torna a ripetere. Sembrava che con l'avvento degli stranieri, inteso società, l'Inter dovesse avere un boom a livello di mercato, di merchandising, invece abbiamo ancora meno. Ma cosa dobbiamo andare a fare le tournée per poter portare a casa come il grano. Come fanno tutte le squadre, come ne state fanno tutte le squadre, ma negli Stati Uniti. Io voglio un attimino la condizione fisica, atletica. Ragazzi, in questo calcio andiamo ad analizzare quanto conta la condizione rispetto alla tecnica. Sono tutte squadre principalmente muscolari. Non a caso i giocatori più importanti, vedi Bacca, devono essere in condizioni più che accettabili, perché nel breve hanno lo scatto. Ok, all'Inter è mancato per un mese e mezzo lo scatto nel breve, questo è portato esclusivamente dalla preparazione atletica che tu fai, ok? Indipendentemente poi dai valori, perché se uno è questa, anche Roberto Baggio, chi la fa questa preparazione? E finisco. Poi lasciamo perdere chi io giudico quello che è stato io giudico quello che è stato l'operato unitamente, cioè, società, allenatore. È stato a mio avviso, dico scellerato, ma attenzione, lo motivo anche perché tutta la dirigenza dell'Inter, al di là di Ausilio, che è l'unico vero, l'unico che capisce di calcio, perché è partito dalla giovanile e quant'altro, tutto il resto sono dei personaggi bravi in marketing, in comunicazione, quello che vuoi, però non hanno mai avuto a che fare con degli atleti professionisti, perché poi ho sentito addirittura delle dichiarazioni aberranti di ex dirigenti, cito Paolillo, che io mi sarei risparmiato, ecco. E Paolillo è il coronamento di quella che è stata la sciagurata gestione dal 2010 in poi della dirigenza, perché l'Inter si è preoccupata in questi anni di continuare a cambiare direttori sportivi, direttore marketing, CEO e quant'altro, a discapito avrebbe dovuto direttore sportivi ed è sempre rimasto uno, per sfortuna nostra.
Vabbè, per il terzo posto, dai, chiudo, piano, comunque piano, l'Inter io la vedo, dai, favorita addirittura sulla Roma, dirò una bestialità, l'Inter secondo me inizio a credere a quello che ha detto Amos, e lo dico tre settimane addietro, quindi quando l'Inter è ancora in crisi, inizio a credere veramente che ce la possa fare, perché a livello di condizione atletica e anche mentale è una squadra in netta ripresa, e da un parco giocatori che se ne dica ed più completo rispetto anche al Napoli, ha più alternative, meno forti però più alternative. Allora, il mio corpo che cambia, prego, un'altra canzone di Piero Pino. Adesso tutte. Allora, intanto a Doha non ci sono andati a piedi, ma sono andati in aereo con tutte le comodità, quindi però, voglio dire, vabbè, ma la maggior ragione, la clima. Juve si allenava a Vinova, quindi, 0 gradi, l'Inter era 30 gradi. Quindi, primo, secondo, finalmente Mancini si è accorto di aver preso Perisic, perché per per cinque mesi l'ha tenuto lì in panchina, come ha fatto con Icardi, che al 100% deve avere una condizione fisica eccellente, e probabilmente non era in condizione degli spazi, perché Perisic è velocissimo nell'uno contro uno e velocità, ed è anche vero che è anche vero, scusatemi, adesso tu prima hai detto Bacca ha bisogno sul breve di essere lanciato, però nessuno gli fa la critica quando non si muove. Ma non ha mai fatto un movimento così. Non è piglia Icardi, ogni volta lo criticano perché lui si ferma in area di rigore e segna. Quindi sono... Certo, speculare l'atteggiamento di uno e dell'altro. E però uno viene comunque assolto perché non riceve i palloni. Ma Bacca si muove. Comunque cerca il pallone, Massimo. Ne riceve ancora meno che sono movimenti diversi, ma Massimo Bacca cerca Massimo, il pallone. Ma i lavori comunque danno i cardi valutare i cardi, io vorrei capire perché la maggior parte delle squadre inglesi, se vogliamo, poi vogliamo parlare del Real Madrid, Barcellona, vogliamo parlare della maggior parte delle squadre forti, durante la preparazione sono in giro per il mondo e tutte sterminate. E giocano anche a Natale. E non se le fanno. A giocano Santo a Stefano. Natale, giocano a Santo a Capodanno. Io vorrei... No, aspetta. Allora, no, aspetta, no, lasciami finire. Allora, no, i campi inglesi corrono più di noi. I campi inglesi corrono più di noi. Allora, scusate, voglio capire. Quattro squadre. No, scusate, voglio... Massimo, voglio capire, perché l'Inter ha sbagliato la preparazione, è partita come partita. No, non è andata l'anno scorso in Qatar ed è arrivata, è andata sempre. Cosa stai dicendo, due anni? Gli stessi problemi in tempi invertiti li ha avuti la Juve, che si è allenata in Italia. C'è andata ma non l'anno scorso, ma cosa c'entra due volte? L'anno scorso non c'è andata, quest'anno anche l'anno scorso che c'è andato il Milan. Quindi, 10 anni fa. L'anno scorso ho avuto gli stessi problemi dell'Inter. Io so soltanto che quando il Milan aveva un Milan Lab che funzionava, abbiamo fatto la stessa cosa o no? È una questione era questa dirigenza. Vabbè, ma il risultato era quello. Non sta dicendo che ha fatto bene. Io dico soltanto paragoniamo le cose e hanno avuto gli stessi problemi. È un problema di preparazione all'interno della società, punto, chiuso. Penso che anche chiunque capisca di calcio sa che non bisogna andare a fare la preparazione dall'altra parte del mondo. Ma se devi mantenere il grano, devi andare a prenderlo così. È l'unico modo per andare a prendere il grano. L'unico modo per prendere 3 milioni di euro. È l'unico modo. Non rovinare una stagione che te ne poteva portare 40. Anche perché dicembre l'Inter era messa bene a dicembre. Era prima, che stava vincendo. Vedi, cambia di fattori, ma il risultato è sempre uguale. Manuele, gli altri, dai. No, io volevo dire sull'Inter. Ma però poi dall'altra parte ci siamo ammalati ugualmente, allora cosa cambia? Non cambia niente. Allora, io volevo dire sull'Inter che lo penso un po' diverso da quello che dice Simile, ma un po' diverso da quello che dice Filippo, nel senso che secondo me l'Inter sicuramente è cresciuta in questo periodo, si vede che sta iniziando a giocare, anche se ancora non è bella da vedere, però mi devo dire che la partita mi ha divertito, quindi devo fare faccio i complimenti all'Inter. Però lui ha detto una cosa che secondo me non è del tutto vera. Lui ha detto l'Inter ha mollato nel secondo tempo e la Roma è cresciuta. Secondo me l'Inter non ha tanto mollato mentalmente, è la Roma che è cresciuta e un po' ha schiacciato. Ha lasciato il campo lì. Perché comunque la Roma sta giocando. Il campo, non correva più. Ma io la vedo nel lato opposto. Secondo me è proprio la Roma che è cresciuta e è sovrastato la l'Inter. Roma ha dei poi, scusate, enormi. Ne approfitto che ho la parola nell'Inter, volevo fare gli auguri a Fabio, che oggi è nata la sua interista, oggi è Matilde, è nata, quindi volevo fargli i complimenti. Auguri Fabio. Ne approfitto che parliamo dell'Inter. Sull'Inter volevo dire, lo dissi 2 o 3 settimane fa, quello che ha sempre detto tu, che è netta in ripresa.
E con la Roma, giustamente come diceva Filippo, è mancata la convinzione nel secondo tempo, non che la Roma è cresciuta. Forse che è colpo del KO, perché lei ha avuto la possibilità di chiuderla, no? L'Inter ci deve convincere che le potenzialità le per arrivare al terzo posto le ha. Certo. Con questo Persis che adesso sta facendo l'ira di Dio, sì. E Mancini, secondo me, ha ritrovato l'armonia che aveva perso. Probabilmente manca proprio un po' di convinzione in più. Che è costato al posto Jovic. Però guardiamo. Bello che Perisic, io l'ho sempre difeso. Perché la Roma non è, non è la grande Roma che dicono, di quelle cose su questo calciatore inenarrabili. O no? Quando uno ha i piedi buoni, ha dimostrato in Germania e in altri campionati fare la differenza in nazionale. Infatti era impossibile che fosse quello delle prime partite, che peraltro veniva certo. Sperato come trequartista. Che purtroppo ecco. Ne abbiamo pochi. Esatto, buoni. Bisognerebbe avere 5 Perisic. Cioè, poi, se leggi i giornali adesso, la formazione finalmente hanno. Sì, è vero, ha una connotazione tattica precisa e un. Vogliamo parlare di D'Ambrosio? No, te lo stavo dicendo adesso io. Se dobbiamo fare una disamina, sta crescendo anche Brozovic. Visto che io non sono pagato, Brozovic è una società, quindi ti dico la verità com'è. Per me D'Ambrosio non è da Inter, punto chiuso. Poi per amor di Dio va a Pechino, diventerà un fenomeno. Però comunque il fatto di schierarlo con continuità è un punto di riferimento. Beh, sai perché è l'unico giocatore. Però attenzione, ogni domenica a terzino. Che indipendentemente dal fatto, tu hai citato D'Ambrosio, io ne convengo che non è da Inter, però è l'unico giocatore degli esterni che esce con la palla. Ma è costato quanto un campione? Beh, è costato 1,5 milioni. Cosa? Sì, D'Ambrosio sì. Più Benassi. Forse questo non te lo ricordo. Sì, Benassi però. Benassi però. Adesso gioca, non gioca nel Milan, nella Juventus. Cioè comunque. Gioca, titolare nel sì, ho capito, non è il Milan. Allora, aspetta Filippo. Ma è giovane? È giovane. Io non ho il YouTube, non ce l'ho. Però ricordo. Sì. L'abbiamo comprata a gennaio. Sì. A giugno è in scadenza. Lo so. Sì, lo so, quello è stato l'errore di Mazzari che l'ha chiesto. Ah, quello è l'errore di Mazzari. No, l'ha chiesto Mazzari da Bro. Ma sai cos'è? Lui esce allora, bene, palla al piede, fa tutta la fascia, però poi quando fa a crossare, Sergio, sono 4 su 5 li sbaglia. Ma completamente della rosa. Tutti errori, ti rendi conto o no? Non li fa solo l'Inter gli errori. Certo, sul mercato. Grazie a Dio. Ma per quanto riguarda la partita di sabato Inter-Roma, a Roma-Inter, c'è da dire che la Roma ha un fuoriclasse Dzeko, che ha tirato, l'ha tirata fuori, ha fatto finta di sbagliare tutti i gol che ha sbagliato e poi a 8 minuti dalla fine ha fatto finta di mancarla in piedi e l'ha passata precisa. Perché sapeva che dietro c'era uno schema provato lungamente e riprovevole, come dicevano la Giallappas, che ha fatto quel gol dell'1-1. Dzeko, ecco, lo comprerei subito. Dzeko è veramente irriconoscibile. È proprio azzeccato. È veramente irriconoscibile. Un giocatore impalpabile. Ma no, l'Inter anch'io credo che possa farcela arrivare a lottare per il terzo posto. È una squadra nettamente in crescita. Se noi andiamo a guardare la prima Inter, quella fino a dicembre, eravamo qua a Rabona e dicevamo tutti l'Inter vince ma non convince. Oggi l'Inter o perde o pareggia ma convince, si comincia a vedere finalmente una sorta di ossatura di squadra. Mancini ha smesso di mettersi a giocare a specchio come faceva prima e adesso l'unico punto che manca un po' è ancora la preparazione, perché secondo me è calata proprio fisicamente contro la Roma, perché il primo tempo è stato un primo tempo grandioso. Beh, c'è da dire che non avevamo l'attacco perché il Cardi era sì. C'è anche da dire che non vabbè c'era Eder e soprattutto c'è un grande portiere che è Handanovic, che è giusto ricordarlo perché nel finale ha rischiato anche di perdere la partita. Allora, la Roma viene da 8 risultati consecutivi. Sì, ma la Roma del primo psicologicamente, tempo qui la c'è Roma nel secondo papà, tempo doveva il papà di un giocatore che può confermarlo. Cos'è lo stress? Cioè, tu sai che devi comunque vincere. Tu devi vincere. Vale alla Roma bastava anche il pari. Adesso sono stati. Però attenzione, è vero, però era anche gioco. Chiudere. Però è stata. Scusate. Nel primo tempo l'Inter poteva chiuderla. Però nel secondo la Roma. Tempo, al di là della stravordanza atletica della Roma, c'è anche da dire che il movimento dell'Inter è stato fatto anche, c'era un perché. Nel senso che comunque annoverava tra le sue file due contropiedisti. Uno è Perisic e l'altro è il come si chiama? Eder, esatto. E quindi cosa faceva? Gioco forza. Io difendo più basso, mi chiudo e cerco di in transizione di far arrivare i palloni sugli esterni per questi due contropiedisti, anche perché dall'altra parte ci sono dei giocatori che hanno forte difficoltà nel girarsi. Non so se avete visto Rudiger.
ok? Rudiger, prima, allora, cosa succede? Se io sono il difensore, ok, devo controllare il pallone e l'attaccante di riferimento. Rudiger, ancora prima che la palla arrivi, fa questo movimento, è già girato dall'altra parte e quindi perde regolarmente l'uomo. Sì. E questo è un problema che probabilmente a livello di quando era ragazzino probabilmente non è stato spiegato. Però Lialic, ecco perché, però Lialic, che ha lanciato, sì. Lialic che ha lanciato Perisic, poi non si può trovare quando chiaro, salta l'uomo al centro, chiaro, neanche Der, e infatti è visto che i nostri contropiedi si fermavano. Allora, tifoso del Milan. Va bene, allora, voi parlate del gioco dell'Inter, io sinceramente questo gioco non lo vedo. Stato. Non lo vedo. Diciamo la maggior convinzione. Adesso sta iniziando, insomma, ma dove un'Inter sta? Diversa, dai. Ragazzi, no, un'Inter diversa. Sì, vabbè. Ricordiamoci l'Inter che vinceva 1-0, vinceva 1-0, si diceva che non gioca. L'Inter più che gioco io direi che è ordinata. È ordinata. Beh, mette dei giocatori che secondo me hanno in dubbio qualità di positivo, al posto giusto, al posto giusto. Ma anche fisicamente correvano, secondo si è sempre lamentati che non correvano. L'Inter siamo a livello del Milan, è meglio non parlare. Sì, la differenza è più o meno, anche se la differenza sua peggior stagione, nel senso che non, nessuno ha gioco, no, della sua esatto, peggior stagione, la differenza che il Milan in fatto di gioco, comunque hai visto le dichiarazioni di Schia del presidente, sì, prima della partita, sì, ha detto ma lei si ricorda Schiaffino? Sì, vabbè, non fatemi parlare, no, di questo. Beh, ma lascia, no, perdere. Parliamo tra poco. Se no mi tirano via il microfono. Però quello era il Milan. Che se quello inizio, era il Milan, perché il gioco di Inter qual era? Sì, Suarez, sì. Lancio lungo, Jair, cross, no, rete. No, è chiaro, chiaro. È sempre ragazzi, stato questo. Comunque, per quanto... Ma aveva i giocatori. Per quanto riguarda, parlate di terzo posto, cose di questo genere. A mio modo di vedere, i giochi sono già fatti. Sì, sì. E ve lo dico, Juventus vince il campionato. Napoli, Milan, Napoli Roma. Secondo, e la Roma, seppure in quest'ultimo periodo non sta... Ma anche per un fatto politico, l'Inter non, ma non perché sono milanista, e poi non ce la fa, e poi io sono perso troppi punti in quei io che ho sempre lì reputato Esharawi un ottimo giocatore, i fatti mi stanno dando ragione. Probabilmente era proprio la mancanza di gioco del Milan che aveva determinato, no, questo no, problema. Questo è anche no, la vita molto, questo no, la questo cosa no, regolare questo del no, giocatore tipo, Filippo ti dico, poi secondo me Filippo e Sarawi è sparito di fuori dal campo, e Sarawi è sparito nel Milan, posso, quando è arrivato Ibra, e lui mentalmente no, si è Ibra, sentito Balotelli, Balotelli, sì, scusate, e lui mentalmente si è sentito chiudere, una seconda linea, chiudere, e un giocatore che non ha il carattere di arrivare a giocarsi il primo posto non è un giocatore da Serie A. Chiudo la faccenda e il Sarawi. Io so delle cose che mi sono state dette da persone, sì, eccetera, eccetera. Magari. Aspetta un attimo. No. Chi sei? No, ma censura, Lambrughi. Però la vita che faceva non era... Beh, detto adesso, non è una vita da allora, magari troppo da professionista. Insieme all'amico, certo, Super Mario. Anche. Allora, cara la mia Sheila, noi ci dobbiamo fermare un attimo. Ah, giusto? Chi devi dare il bacio? Chi è che non sta bene? Più. Qui hanno avuto tutti dei problemini, io non capisco come mai. Sì, ti vorrebbero chi tutti come Croce Rossina. Chi ha un dito rotto, chi una gamba rotta, chi ha il mal di testa. Ma non c'è, insomma, nessuno che ha mi la spiace, mi spiace, ma il ragazzo, la storia del ragazzo mi ha fatto venire i brividi, è veramente un ragazzo fenomenale. Grande. Adesso le vostre bue lì sul dittino ve le bocciate da soli. Volevo farti questa domanda. E dobbiamo mandare. Eccola lì. Io volevo consigliarvi i consigli per gli acquisti. No, un po' alla postale. Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano. Ti presentiamo Total Crunch. Tutti i movimenti per qualsiasi risultato con un solo apparecchio. Total Crunch è il sistema che ti farà raggiungere qualunque risultato. Total Crunch è più efficace e ti fa risparmiare tempo, sforzi e soldi. Una breve seduta alla settimana ti farà raggiungere risultati in tempi record. Lavori su tutto il corpo, dai polpacci alla schiena, con un movimento completo e continuo. Ottieni risultati migliori restando comodamente a casa tua. Otterrai gambe toniche, glutei alti e sodi, un punto vita più sottile, una schiena tonica e braccia più forti. A
acquisterai una postura migliore e ti vedrai e apparirai molto meglio. Con Total Crunch tutto il tuo corpo lavora contemporaneamente, rafforza e modella le tue gambe e i tuoi glutei, appiattisce l'addome, delinea gli addominali e disegna pettorali, bicipiti e schiena. Tutto il tuo corpo è in movimento, bruci calorie, perdi peso e modelli il tuo corpo. Lisbeth Gonzalez, 19 anni. Come tutte le giovani donne, Lisbeth vuole una figura più snella. Per questo si allena a casa sua con Total Crunch. Oggi è il mio primo giorno con Total Crunch. Voglio ottenere il mio corpo ideale e intendo documentare tutto il processo. Voglio vedere i risultati. E li ha ottenuti con Total Crunch. Sono alla mia quarta settimana con Total Crunch ed ecco i risultati. Una pancia più piatta, una vita più sottile e glutei decisamente più sodi e ben modellati. Sono felice dei risultati ottenuti con Total Crunch. Risultati? Pancia piatta, vita snella, glutei tonici. Total Crunch, l'apparecchio che ti dà risultati. Per voi donne che volete perdere quei chili di troppo, snellire la vita, sentirvi più slanciate e ottenere glutei sodi e tonici. Per voi uomini che aspirate ad avere un corpo invidiabile, braccia forti, pettorali sviluppati e quell'addome piatto che noi donne tanto adoriamo. Per te e per te c'è Total Crunch. Tutti i movimenti per qualunque risultato. In palestra ho provato ogni genere di apparecchio, ma alla fine pagavo e non ci andavo mai. Con Total Crunch basta mezz'ora al giorno, 3 volte alla settimana. Guardate che ho ottenuto. Chiama adesso per informazioni. Riceverai il 30% di sconto per perdere peso, ottenere un bell'aspetto e mostrare un corpo perfetto in meno tempo e con poco sforzo. Anche tu puoi riuscirci. Con Total Crunch muoverai tutto il tuo corpo ottenendo risultati incredibili. Ti abbiamo presentato Total Crunch, il programma più completo per il tuo allenamento. Ricorda, con Total Crunch tutto il tuo corpo lavora allo stesso tempo. Chiama ora per informazioni. You like the moonbeams and the sunlight, you like the oceans and my shoreline, you like the it's a beautiful day. Quando scommetti, gioca in modo corretto. Solo se sei maggiorenne, con operatori legali e senza esagerare. Pensa, gioca, divertiti. Campagna per il gioco responsabile, promossa da SNAI. Le Vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda Agricola De Caro, San Vincenzo La Costa, 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante. Saluto a Valletto. Allora di nuovo in diretta per l'ultima parte di Rabona. Per questa puntata, tra l'altro, comunicazione di servizio, noi saremo in onda anche martedì prossimo, dopo Pasquetta, il 29, poi grossa novità. Dal 1° di aprile, non è un pesce, signori, no, ci trasferiremo Armi e Bagagli, tutta la banda del Gabon e tutte le produzioni di Altro Studio, anche tutte le produzioni di Altro Studio, sul canale 65. Ah, anche sul canale Acqua Sport 20. Acqua Sport che parte dalla... da Aosta e arriva fino a Trapani. Quindi diciamo anche canale oltre a tutte le televisioni che già esatto, esatto. 91% del territorio italiano. Allora, quindi tutta Italia, astronomico, 91% della copertura del territorio nazionale. Acqua si chiamerà Acqua Acqua Sport. Anche io non mi ricordo più. Acqua Sport 65. Oh. Acqua Sport 65. Quindi tutta Italia potrà vedere questo nuovo vallettone, diciamo. Sì, magari per quello noi avremo, diamo a tutti gli amici che ci seguono delle mascherine che potranno oscurare la presenza di anch'io, degli occhiali. Anch'io come gli occhiali particolari che potrebbero vedere in 3D. Sono in 4D, no, anch'io come dire il messaggio che devo dire. Sì. Però attenzione, grossa novità, dunque il 29, allora segnatevi, il 22 è oggi, ok, poi c'è Pasqua, festeggiate la colomba, l'ovetto, tutto quanto, mangiate, il 29 siamo in onda, poi sì, ci trasferiremo la domenica, ah, la domenica tra le 21 e le 23.
Ok, perfetto. Okay. Bene. Bello, quindi... Allora io come balletto. Dunque, questo l'annuncio anche perché mi sembra di capire che in una settimana si fanno due puntate. E invece quelli che ti sbagli perché sei un po' fuori. Fuori luogo, come sempre. Dal 29 al 10 sono 11 giorni. Dunque, non facciamo la puntata del 5. Bene. Adesso non è che le parliamo al bar con calma, voglio dire. Non è che adesso tutta questa cosa. Devo fare un annuncio. Scusa, vabbè, ma lui amo, sa le birre, tira fuori le birre e parliamone adesso. Non lo so. Vediamo se hai capito bene. L'uomo della strada, vediamo. Qual è la prima volta che andiamo su canale 65? Il 10. Ecco, senti, diciamo, bravo. Il 10, che è da una domenica. Che è una domenica. Tutte le domeniche sere andiamo in diretta. E vi dirò di più. Su tutto il nostro network. Più quelle lì, e anche la domenica sera. Il martedì, anche l'altro network. Non è che ci siamo. Non ci siamo il martedì. Non ci saremo non più ci il siamo. Martedì. Solo la domenica. E l'ultimo è il 29. Oh. Allora, vediamo se avete capito bene. La domenica. Da quando? Interrogazione. 10. Dal 10 la domenica e basta. Però durante gli europei faremo domenica, poi magari il venerdì, poi magari dipende quando gioca l'Italia. Però poi diventeremo dipendenti solo la domenica. No, ti sta dicendo. Non ha capito. No, è una scommessa persa, è una scommessa persa. Dai, basta. Il Conte non vuole parlare del Milan. Oh. Prima di parlare del Milan, caro mio del Conte, perché lì Berlusconi cos'era con Schiaffino. Ha ragione, sì. Schiaffino, Schiaffone. Una formazione del. Ma, siccome quest'anno ci saranno gli europei, la Coppa America, il centenario della Coppa America, della nazionale di gli europei, insomma, nel 2014 c'è stata già una formazione nei mondiali del 2014 molto particolare. Dobbiamo cominciare a pensare per questo. Ma poi sta Valletta doveva capitare. E tra l'altro io come Valletta volevo darti un bacio perché so che ti sei fatto male. Ascolta. No Sergio, scusami, è arrivato un messaggio. Allora, chiedono se puoi prendere la Valletta in braccio. Allora. Chiedono se puoi prendere la Valletta in braccio. È arrivato il messaggio. È arrivato un messaggio, non è che adesso. No, adesso vieni qua, mi su, è inutile. Allora, vieni qua. Io ti prendo. Vieni qua, mi prendi in braccio. Aspetta, io ti prendo in braccio, però tu mi baci e mi sono fatto male io. Dove vuoi? Vieni. Ecco. No, non è che possiamo adesso non rispondere ai tipi. Alta televisione, eh? Veramente. Ma più televisione di peso. Televisione di peso, più alta. Fate schifo tutto il giorno. Allora, dovevamo parlare che ci vuole la sciata. Come va? Malissimo. Prego, allora. Sono dimagrito due etti comunque. Non rilanciate. Sì, hai tolto la fatto ancora un po' che stai lì a prendere questi numeri. Ehi. Oi, basta. Ehi, distanza. Uomo, ehi. Bonucci. Bonucci, stai lontano da Rizzolo. Ragazzi, per Bonucci è mamma mia che roba. Prego. Allora, noi abbiamo pensato a questa formazione riprendendo quella dei mondiali. Quindi dobbiamo pensare a quella nuova perché ai mondiali del 2014 in porta c'era Bravo del Cile. La difesa aveva Pepe del Portogallo e un difensore che mena del Cile. Se c'è bisogno di fucile dell'Uruguay, nessun problema, basta che non uccida del Giappone nessuno. Il centrocampo deve essere Quadrado, Colombia. Serve qualcuno sulla fascia per cross della Germania, ma dobbiamo essere scoperti. Quindi va bene anche Lallana, quell'inglese. Se la fatica dovesse farsi sentire, meglio non rimanere disidratati, quindi serve Acqua del Ghana. L'attacco deve essere forte come Hulk, Brasile. L'importante è non restare immobile, Italia, quindi ci vuole un po' di moto, magari Honda del Giappone, o magari, che so, deve avere un attacco pulito del Messico, nessuna Kagawa deve fare nessuno, e soprattutto per migliorare le prestazioni rivolgiamoci a Drogba o al compagno di squadra Bamba. Però no, Sergio, rimane lì. Quell'altra formazione che ce n'è un'altra, diciamo. Siamo fuori dalla fascia protetta? Sì, dopo le 10 e mezza. I bambini sono andati a letto. Sì. Bambini sono andati a letto. Ricordatevi ragazzi che se incontrate questa squadra è finita, perché si chiamano Nicolas Nkulu, Jean-Pascal Mignot, Lucas Merda, Fernando Gago, Felice Evacuo, che questo qua è Felice per forza. Felice Evacuo. Lassana Diarra, Geronimo Maria Barreto, Claudemir da Silva detto Cacao. Meglio tutto il resto che Cacao, scusate. Goran Sucalo, meno male che l'accento è quello. E l'ultimo, Miguel Angel Angulo. Vabbè, ok. Sergio. Anche se Miguel Angulo non gioca più. Sergio, hai dimenticato di dire lo sponsor di quella squadra. L'Immobium. E vabbè, allora. Caro del Conte. Oh, parliamo di Milan. Oh. Hai 17 minuti e 40 per parlare del Milan. Allora, io... Possono bastare? No, mi basta. Presidente arrabbiato, preferisco... So che vi siete sentiti. L'ho già detto l'altra volta, vorrei tanto sentire poi i nostri tifosi del Milan, però io quello che dico, sono completamente d'accordo col presidente Berlusconi, questo Milan non gioca,
Questo Milan non gioca, non mi diverto, non dà spettacolo, non si vede assolutamente nulla. In che cosa Mihajlovic ti ha... No, ma a me Mihajlovic non è che non mi soddisfa. Io Mihajlovic è nuovo, è un allenatore che ha iniziato da poco, sapevano tutti il modo di allenare e come allenava lui, ci aspettavamo tutti una squadra, almeno una squadra con le palle, con una squadra che avesse l'aggressione giusta, la grinta giusta, è capitato poche volte. Prima parlavate di un giocatore dell'Inter che non è da Inter. Ecco, qui ve l'ho già detto. L'ho già detto altre volte. In questa squadra ci sono 3-4 giocatori da Milan. Basta. Scusami. Non ce ne sono altri dal Milan che piace a noi. Avete deciso di usare il 4-4-2. Beh, l'avete deciso. Il 4-4-2 si può mettere in pratica con gli esterni, sì. E vendete Suso e Cerci, che erano gli unici due esterni. Però Cerci hanno fatto bene a vendere Massimo. Lascia perdere la persona. Massimo, ti sto dicendo, hai ragione. Applichi un modulo dove sono fondamentali i due esterni. Massimo, contro il Milan. Hai ragione, ma in questa squadra, lo abbiamo detto dalla prima partita, e me ne puoi dare atto, c'è una confusione totale a partire dalla dirigenza, la presidenza, ai giocatori. C'è una confusione totale, stiamo parlando di una squadra dove sono stati acquistati dei giocatori a un valore che non si avvicinano neanche minimamente al vero valore, dovevano essere molto più bassi, giocatori che sono stati acquistati a parametro zero, che fanno i titolari in una squadra dove dovevano aver smesso almeno da 3-4 anni, non c'è la squadra, quindi non posso rispondere alla tua domanda cosa ne penso del mister. Io penso del mister che vale, io dico sempre che un mister vale il 10% di una squadra, ma è un 10% non importante. Sempre secondo me sempre non vale di più, però questo io la vedo così, però in una squadra questo è il grosso problema. Qui sono stati presi dei giocatori che non servivano, sono stati presi dei giocatori non da Milan e non è stata impostata neanche una base minima della squadra. Sì, ma non ne viene mai a capo identità, ma non assolutamente, ma la colpa di Roberto, chi li ha presi questi giocatori, chi ha speso questi 90 milioni, chi li ha voluti? Me l'ho detto prima, ho detto cioè secondo voi chi li ha scelti questi giocatori? Una dirigenza che non esiste. Certo, tant'è che i tifosi sono incazzati con l'allenatore. Però scusatemi, un attimo, no. Ma secondo voi la Sampdoria dell'anno scorso è così tanto, microfono, più forte del Milan? Assolutamente di no. Era più forte? Sì, era più registrata. Milanisti? Era più squadra. Ragazzi, era più squadra. Mi sta facendo peggio rispetto era più squadra, era con più squadra. Meno senatori. Diciamo anche la verità. Mihajlovic non è che sia un ragazzi, Obianga non ce l'ha. A Genova ha fatto bene. Certo. Da dire che comunque la maglia della Sampdoria è la maglia della Sampdoria, la maglia del Milan ha un altro peso, quindi è un altro ambiente. Bravo. Il Milan è un ambiente insomma un po'. Ma io voglio chiedere a voi che siete tifosi, scusami, del Milan, ok? La società è sempre quella. Cos'è cambiato in questi anni così da arrivare a comprare giocatori, spendere tutti questi soldi e spenderli male? Bruciare gli allenatori non si è mai visto al Milan, eppure Berlusconi è sempre lì. Allora è stata forse la causa, la figlia, messa lì cercando di dargli un ruolo? No, io domando a loro che sono del Milan, se può esserci... Il Milan forse anche su Sabatini adesso. È una domanda che ci poniamo francamente. Ok, perché lo stile Milan, ci ricordiamo qual era. È stato fuori all'occhiello del calcio italiano. Ci siamo, no? Tutela soprattutto dei giocatori, tutela dell'allenatore. È un debito che ci portiamo dietro da 5-6 anni, da quando hanno cominciato a comprare i giocatori a parametro zero che non erano da Milan, hanno cominciato a prendere dei giocatori che non erano da Milan. Con stipendi alti. In una confusione totale di questo tipo, degli ultimi 4-5 anni, si è venuto ad aggiungere un presidente che è un po' ammollato, una società composta da diverse persone che ognuno dice la propria, e quindi la somma di tutto questo porta un allenatore che non possiamo dire se vale o non vale ad ottenere questi risultati che sono completamente negativi. Perché punto. Oh, ragazzi, guardate che è inguardabile vedere quello che è successo domenica alla partita della Milan. C'erano quattro gatti. Stadio vuoto. Noi siamo di ragazzini per riempire lo stadio, perché sennò era veramente deserto. No, noi siamo sempre portati a guardare il tetto di una casa, no, guardiamo le fondamenta, ma dico, ci sarà gente, ci saranno operatori di mercato, ci saranno gente che va a controllare i giocatori. Sì, scusate, i Bertolacci
lo vedi giocare in una certa maniera però, nel Genova, poi arriva al Milan e si dice non è da Milan. Vabbè, quell'altro è Saponara, lo va a giocare, lo vedi, non era da Milan, non è da Milan, cioè, ma certo, allora ma perché li comperate? E spendono chissà quanti soldi. Perché li comperate? È andato a prendere Luis Adriano. Anche qui ho una risposta. Questo tipo di confusione si è venuto a creare nel Milan anche perché per diversi anni un fulcro importante, prima della crisi degli ultimi 5 anni, un fulcro importante del Milan aveva una gestione completa delle risorse esterne e interne. Che era Braida. Ed erano chi? Braida, Gagliani, Bronzetti, che comandavano loro e che avevano le persone che andavano. Dopodiché però erano sempre gli stessi che coi soldi siamo tutti bravi o quasi sempre a fare la squadra. Si è rotto quell'amalgama. Aggiungi che la maggior parte di questi giocatori non sono da Mila, aggiungi che hanno dovuto mandare a casa però, tutta una serie di senatori, Roberto, aggiungi sì, che sono Roberto, però sono c'è stati, qualcosa che non, c'è sono qualcosa stati che non gestiti torna. Anche male perché uno come Darmian ce l'avevi in casa e però c'è qualcosa che non torna perché tu hai preso sollevare un dubbio volevo dire una cosa, c'è qualcosa che non torna perché tu prendi Mihajlovic, crei una squadra che a Mihajlovic non va bene, che al presidente non va bene, a chi va bene questa società o questa squadra? Il presidente non vuole il gran gioco con questi giocatori, non puoi fare il gran gioco, ho letto, non puoi correre, cosa vuoi fare con questa squadra? Ho letto un'intervista a Billy Costacurta, il quale ha detto guardate, dice, tutte le decisioni che prende il Milan le prende Berlusconi. Vi faccio un esempio, vi ricordate la famosa notte di Marsiglia? Non è vero che ha deciso Gagliani, perché se così fosse il giorno dopo Berlusconi, visto che aveva chiesto scusa per la scenata che per la figuraccia che ha fatto il Milan, che si era ritirato dal campo a 3 minuti dalla fine prendendo poi un anno di squalifica dall'UEFA, l'avrebbe cacciato via. Quella decisione, dice, frenetica, Gagliani, non c'erano i telefonini a destra, forse dice non ha comunicato con Berlusconi di Poliale, dice l'ha presa Berlusconi. Per dire che tutte le decisioni, penso, fatto una al Milan, sono state tutte, vengono tutte avallate dal presidente. Perfetto, ti faccio una domanda. Da Mihajlovic, ti faccio una domanda. A Bacca, a Balotelli. Ti faccio io una domanda. Lo chiedo a te, no, io lo chiedo. Secondo te è giusto quello che dice Costacurta? Riferito a Marsiglia, però in generale Berlusconi non decide più lui. Berlusconi ha sempre deciso e questo è il motivo. E nel 92 ancora di più. Di cui vi parlavo prima. Venendo a mancare il Berlusconi che c'era nel 92, 93, 94, il Milan ha perso qualcosa. Però ti dico un'altra cosa, prova a pensare per un attimo di essere un padre comunque, di avere una figlia che sta là dentro e voglio vedere se hai la stessa cattiveria, la stessa non puoi avercela. Ma non ce la doveva mettere. Roberto, dal punto di vista tecnico, la figlia e non ce la doveva mettere. Non esiste questa cosa. Affianchi tua figlia con un professionista. Affianchi tua figlia ad un professionista. Ricordati, quando sarai padre lo capirai. Quando sarai padre capirai. Allora, non ce la doveva mettere. Dal punto di vista tecnico, la figlia è una famiglia allargata. Le cessioni. Una famiglia allargata. Certo. Tieni presente che era poi la moglie e presidente del Milan Club è ricordo, però, insomma, è chiaro che non decide lei il ritorno di Balotelli a Milan, però lei è sicuramente un segno di rottura all'interno di un qualcosa, ma sicuramente messa lì, poi lei non allora, veloce perché abbiamo pochi minuti per parlare anche della nazionale. Una sola cosa sul Milan, parlando di maglia pesante come può essere quella dell'Inter, giustamente quella del Milan o della Juventus, ma al Milan sono stati fatti fuori, come dicevi te, tutti quanti i senatori, secondo me nel momento meno sbagliato. A questi che sono arrivati lì da 3 anni, non ce ne sono che li guida. Chi gli fa capire che la maglia del Milan è un macigno e non è una maglia perché non prendono un dirigente come Maldini, come ha fatto la Juve con Nedved? Poi ci si lamenta che da è andato via Pirlo, è andato via Gattuso, però Abbiate, Abate la settimana l'altra hanno detto impegnatevi, ci sono quattro pezzi importanti che sono Pirlo, Ambrosini, Gattuso che dovevano e Costacurta. Erano i senatori che secondo me se non giocavano comunque avrebbero all'interno potuto della società, all'interno della società gli avrebbero fatto capire cosa significa stare al Milan. Io ne ho citati quattro. Su Baresi e non è andata come doveva andare. Il Milan aveva dato la responsabilità a un signore che si chiama Galli del settore giovanile e non è andata come doveva andare. Non è sempre vero che uno che è stato un grande campione poi è un grande dirigente. Però diciamo dà il carattere, fa capire il peso. Diventi leader, c'ha ragione. Secondo me il declino del Milan è arrivato in un momento
a parte la grande stagione del grande dei tre olandesi, sappiamo che c'era Sacchi, però Sacchi era arrivato al punto di dire o io o Gullit o Van Basten. Lì la scelta giusta l'ha fatta Berlusconi, vattene tu e mi tengo Van Basten. E arrivò un certo Capello che rimescolò tutta la squadra e vinse quattro scudetti. Era con gli stessi giocatori. Poi momento, con gli stessi giocatori. Via Capello arrivò un altro grande che si chiama Ancelotti e in quel periodo fu il... Vabbè. Dopo Ancelotti il Milan è scomparso. Dopo Ancelotti il Milan è scomparso. Scusa, allora, siccome io dico sempre quello che penso, ma soprattutto quello che penso dentro di me, mai se non so le cose che le voglio dire. No, infatti l'ultima Coppa di Campioni l'ha vinta Ancelotti. Vamos, devi imparare a parlare quando non... Scusate, gli altri sono su questo punto ti voglio rispondere io, Amos, però ti rispondo e con la massima trasparenza, perché io ero presente. Quando è arrivato Capello, insieme a Capello, il Milan ha preso un signore che si chiamava Massimo Morales, che era il secondo di Trappattoni al Bayern. Massimo è un mio carissimo amico. È stato per due anni al Milan, doveva fare il secondo. Non gli hanno mai fatto fare il secondo. Perché non gli hanno fatto fare Perché il secondo era Galbiati, ma voglio rispondere alla sua domanda delle sulle perplessità. Massimo arriva al Milan e invece di fargli fare il secondo allenatore, gli fanno fare l'osservatore internazionale dei giocatori più importanti che dovevano arrivare al Milan. Ok? Cosa succede? Che lui prende tutta una serie di liste di giocatori che potevano venire al Milan e il Milan non gliene prende uno. Esattamente dopo 2-3 anni quei giocatori arrivano al Milan a 10 volte quella stessa cifra. Io porto su richiesta di Massimo ad Arcore, a casa di Silvio Berlusconi, Massimo Morales, e Massimo gli dice, presento io, gli ha detto, caro Presidente, io me ne vado, c'ero io presente, me ne vado perché io amo il Milan. Questi sono tutti i giocatori che io ho portato in Italia, prima presentati al Milan, ed erano tutti campioni, tutti, e questi sono i giocatori che io 3 anni fa ho portato al Milan, sono stati bocciati e sono stati presi esattamente a 3-4 volte la stessa cifra. Sai cosa gli ha detto il presidente? C'ero io presente, gli ha detto, caro Massimo, tu pensi che io queste cose non le sappia? Purtroppo fa parte del gioco e io devo pagare. Ma fai una cosa, non andare via, resta qua. E Massimo, sai cosa ha detto? Non sono venuto qua per sentirmi dire di non andare via perché questa cosa l'ho conosciuta. Io la saluto, la ringrazio, ma io amo il Milan, queste cose non le voglio. E dopo è arrivato l'evento Ancelotti. Se n'è andato. Allora, se n'è andato, appunto. E poi è arrivato Ancelotti. Veloce, un ultimo argomento. Veloce, Filippo. Bellissima questa è la storia del Milan, che poi ha caratterizzato un po' tutta l'Italia. Però andrei sulla formazione che schiera Milan attualmente, cioè, perché c'è la formazione ci arrivo un attimo. Allora, la difesa, a mio avviso 3-4 giocatori si possono salvare. Uno è il portiere Donnarumma, Romagnoli. Vabbè. Ok. Al centrocampo io ancora secondo me il migliore rimane ancora Montolivo, e questo è uno in attacco, diciamo, e Bacca. Questi si salvano. 5-6 ci sono. Sullo schema oggettivamente c'è talmente una confusione a livello di ruoli, manca un regista, manca un incontrista, ma Bertolacci mi sembra che esatto, ci sono quello che è stato pagato, però giocatori che sono ahimè Massimo, con tutto rispetto, è da Bologna. Hai salvato 3 giocatori. Quattro. Allora, scusate, veloci perché siamo in chiusura. Esattamente 200-250 milioni di euro per far sì che il Milan possa entrare in campo. O questa si fa oppure il Milan rimane Filippo, fuori. Allora, siamo in chiusura veramente. Un'ultima cosa velocemente. Conte ha annunciato l'addio alla nazionale dopo gli europei. Un nome soltanto per voi per la panchina azzurra dopo gli europei. Al volo. Ventura. Io preferisco anche io Ventura. Ventura, Capello. Cappello. Donadoni, che pare invece abbia perso delle posizioni. Io vi dico, ho una pista che mi porta a Reia. Il nuovo che avanza. Faccio un altro nome. Anche secondo me è Ventura. Ventura, il gruppo lì, Juve, Milan. Ventura. Donadoni, insomma, Donadoni sarebbe un ritorno, però aveva fatto bene Ventura in nazionale. Ventura benissimo, mi piace. Ventura non sarebbe male, un maestro di calcio.
Allora, siamo in chiusura, abbiamo parlato così brevemente della nazionale, però sono scusa, anche perché le dimissioni di Conte le avevano già annunciate a tempo. Volevo dire una cosa, parlare di Zamparini per un secondo. Sì. Dopo aver cambiato 51 allenatori, oggi ha licenziato se stesso, che è il massimo, perché ha detto non sono più il presidente del Palermo. Basta. Ah, aspettiamo però di vedere. Sì, però è il massimo. Però Novellino ci vuole fuori da portata. Allora, cara la nostra Scila. Siamo in chiusura? Sì, Salvini. Salvini. Ah, il cognome Salvini? Sì, purtroppo. No. Avevamo detto che il cognome lo dicevamo. Salvini. Scusate. Allora parla in lombardo. Che stamattina si è salvato. Sì, ecco, cioè, sta parlando di altro. Salvini. Grazie, bravo, grazie. Frosinone, no, scusate. Perché ha degli amici lì da quelle parti. Carpi e Frosinone, bravi. Frosinone, merita un applauso, ragazzi. Storie, Stellone sta facendo presidente del calcio girante nel territorio di calcio. Siamo in chiusura, grazie a Tiba. Grazie a tutti, alla prossima settimana. Grazie a Celotti, grazie a Buscemi, grazie a De Conte, grazie a Verrazza Filippo, grazie a De Conte, grazie a Milan Club Lissone, Juventus Club, Piero Pelù, Bicocca, eccetera. Siamo in chiusura. Allora. Faccia è tornato a cantare, e farei vedere come c'è, cioè, uno sta parlando un discorso, fai cosa, faccio, chiudo prima. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Pubblicità. Ciao a tutti. Sigla, finito. E chiudi.